Eccoci, buongiorno a tutti. Sono le 14:30 puntuali e direi che possiamo procedere con il dare avvio ai nostri lavori. Io mi presento, sono Tiziana Toto, responsabile area politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva e cercherò di fornire un brevissimo contesto di riferimento all'interno del quale si colloca il nostro evento di oggi. L'iniziativa si configura proprio come evento finale di un progetto che ci ha impegnato negli ultimi 2 anni e che ha avuto l'obiettivo di porre in essere le premesse per la costruzione di una rete nazionale per la lotta allo spreco e la promozione del consumo responsabile, una rete che abbiamo definito Generazione Sprecapo. Essendo noi un soggetto civico, ci siamo ovviamente concentrati molto sul ruolo dei cittadini consumatori nella determinazione della generazione SprecaPO, ma con la consapevolezza che l'evoluzione di tale rete, l'evoluzione della generazione SprecaPO, per tale evoluzione sia comunque necessario il contributo di tutti i soggetti, tutti gli attori che appartengono all'ambiente sociale, economico e istituzionale. Avvio una breve presentazione in modo che puntualizziamo le cose principali cercando di stare nei tempi previsti dal programma. Allora, come detto, Generazione SprecaPO è un progetto promosso da Cittadinanza Attiva con la partnership di ICS e finanziato da un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2018 ed è stato realizzato grazie anche al supporto non condizionato di Edison. Si colloca all'interno del obiettivo 12 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile, che è quello che riguarda il consumo e la produzione responsabile, e diciamo parte proprio dallo scenario di incompatibilità tra i limiti ambientali del pianeta e l'attuale modello di produzione e consumo. Una incompatibilità che rende ovviamente necessario un cambiamento significativo negli stili di vita e nei modelli di produzione e consumo. Con un'ottica appunto che la promozione dello sviluppo, di sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità sia diciamo qualcosa di importante da raggiungere nel corso diciamo degli anni e non di tanti anni. Le aree prioritarie di intervento sono la promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, ambientali ed economici del consumo sostenibile e responsabile. Ci siamo concentrati anche sul supporto al corretto utilizzo riciclo e conferimento dei beni a fine vita e ovviamente lo sviluppo della cultura della cittadinanza attiva nei giovani, nelle nuove generazioni. Provo ad andare avanti. Ecco, il progetto si è articolato in 3 fasi di sviluppo che sono state accompagnate da un'attività ovviamente costante di comunicazione e dall'attivazione di numerose partnership. Le 3 fasi sono quelle di mappatura, formazione e azione che vado a descrivere in modo più articolato. La fase di mappatura che è stata, diciamo, finalizzata alla raccolta di informazioni dei territori tramite una raccolta di buone pratiche a livello locale in tema di produzione sostenibile e consumo responsabile. Ne abbiamo raccolte oltre 100 in tutte e 20 le regioni italiane che diciamo riguardano ambiti di attività che vanno dall'ecodesign all'approvvigionamento delle risorse e delle materie, consumo di materie e risorse naturali e così via, come descritto nella slide. L'altra azione di mappatura è stata una consultazione civica realizzata all'inizio del progetto per rilevare la partecipazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti e la loro percezione sulla adeguatezza del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nei propri territori. Hanno partecipato circa 4.000 cittadini. Il 71% di essi ha dichiarato di fare la raccolta differenziata in maniera meticolosa, ma ovviamente con differenze andando dal nord al sud del nostro paese. Complessivamente si dà un giudizio più che sufficiente del servizio, anche in questo caso. Le valutazioni maggiormente positive sono riscontrate nei territori del nord, con diciamo, una situazione di sufficienza al centro e di non sempre adeguatezza nelle regioni del sud. Le principali criticità in tema di raccolta differenziata sono state riscontrate rispetto alla raccolta degli oli esausti alimentari e ai rifiuti da apparecchiature elettriche e
elettroniche. La fase di formazione e informazione è una fase finalizzata al trasferimento di conoscenze e competenze ai nostri referenti locali e alla cittadinanza attiva in generale in tema proprio di sostenibilità ambientale. Abbiamo realizzato una formazione e-learning per i referenti delle nostre realtà associative locali, hanno partecipato oltre 250 referenti e tutti i contenuti dell'e-learning sono attualmente disponibili in forma liberamente accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito di Generazione SpreKO. È stato poi prodotto materiale informativo sulle diverse tematiche che vedete elencate, da un concetto più generale di sostenibilità ambientale, economica e sociale a tematiche più specifiche in tema di riduzione di plastica e imballaggio oppure la lotta all'obsolescenza programmata e così via, fino ad arrivare al corretto conferimento dei rifiuti, in modo particolare quelli che erano appunto risultati più critici, cioè i RAE e gli oli esausti. La fase di azione è la fase finalizzata, che è stata finalizzata alla promozione delle iniziative realizzate con il coinvolgimento dei vari soggetti. È stato eseguito un digital tour, cioè 10 web meeting in 10 città diverse nelle regioni che vedete elencate. L'obiettivo era quello di parlare insieme su come produrre, consumare, vivere in maniera sostenibile, quindi il panel era dedicato a istituzioni, aziende e cittadini insieme per costruire delle città e comunità a spreco zero. Abbiamo interagito con oltre 50 interlocutori, rappresentanti appunto di amministrazioni comunali, delle aziende che forniscono servizi pubblici locali, quali servizio idrico, la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale, hanno partecipato anche dei rappresentanti delle piccole e medie imprese artigianali e anche esponenti del mondo universitario. Abbiamo coinvolto circa 400 cittadini e hanno partecipato ovviamente anche 42 delle oltre 100 realtà imprenditoriali censite come buone pratiche sui diversi territori. Altra azione è stata quella delle sfide della Generazione SpreKO, che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con la community Green Apes. Ne abbiamo realizzato 10 sfide virtuali, ovviamente con una connotazione fortemente social, in quanto, come detto all'inizio, una delle aree di intervento era proprio un maggior coinvolgimento delle giovani generazioni, che sono quelle che utilizzano maggiormente le app e tutta la strumentazione più tecnologica, e quindi diciamo abbiamo realizzato queste 10 sfide che implicano a loro volta numerosi task e quindi sotto attività. L'obiettivo non era soltanto quello di veicolare delle informazioni sulle tematiche che sono state trattate, ma anche quelle di spingere i partecipanti a dei comportamenti concreti in termini di sostenibilità. E ad oggi, grazie alle sfide, abbiamo proprio conteggiato circa 2600 comportamenti sostenibili messi in azione, circa 100.000 visualizzazioni di messaggi dedicati alla gestione alla Generazione SpreKO, che sono stati veicolati tramite l'app JunkRap, e circa 30.000 partecipanti ai quiz su i RAE, gli oli esausti e il riuso, che sono stati sempre veicolati tramite app di Junker, altro soggetto con cui abbiamo portato avanti 3 delle 10 sfide prima citate. L'ultima, ovviamente in elenco ma non per importanza, tra le azioni sono gli eventi sportivi sostenibili, che sono stati curati dal nostro partner di progetto ICS. Io faccio giusto un riferimento, poi ne parlerà il presidente Mulea nell'ambito del suo intervento. Le Refutlon, che sono organizzate appunto da ICS, sono simpatiche e coinvolgenti gare di raccolte rifiute a premi da realizzare proprio in combinazione con eventi sportivi, con l'obiettivo di incrementare l'impatto della sensibilizzazione. Ovviamente nel periodo di progetto riporto il dato di 26 eventi organizzati con la partecipazione diretta di circa 2300 giovani, ma con un coinvolgimento in diretto anche di genitori accompagnatori, ovviamente degli spettatori.
L'ultima slide la dedico alla campagna di comunicazione che ha accompagnato la nostra attività nel corso dei 2 anni e che descrive la generazione SprecaPO come appunto una rete che non ha età ma ha una missione, cioè quella di incentivare il consumo responsabile, il riciclo e il riuso. Tutti ne possono fare parte, basta avere la forza di cambiare le cose e come, ovviamente insieme, lavorando giorno per giorno ai piccoli gesti che fanno la differenza. Quindi il motto della campagna di comunicazione non è mai troppo tardi per fare la propria parte, e ho riportato delle social card che sono state utilizzate nel corso della realizzazione delle attività e che richiamano l'attenzione sia sulla raccolta differenziata, su le attività di riciclo, piuttosto che su risparmio di risorse come quelle idriche e quelle energetiche, la condivisione, quindi anche la diffusione di attività di sharing che hanno a che fare soprattutto con il comparto della mobilità, la riduzione della diffusione di tutto ciò che ha a che fare con il comparto della plastica. Io mi fermo a questo punto, lasciandovi con i ringraziamenti a tutti gli interlocutori che parteciperanno oggi, che ci hanno accompagnato nel corso delle attività di progetto, perché come detto all'inizio sono molte le partnership che si sono attivate e che speriamo di mantenere nel prossimo futuro, perché se l'attività di progetto formale Generazione SprecaPO termina con l'evento di oggi, ovviamente non termina la nostra attività in tal senso, e il processo di creazione della rete della Generazione SprecaPO per quanto riguarda cittadinanza attiva continuerà sicuramente, e anzi chiunque volesse farne parte, ci volesse seguire, appoggiare, supportare nella costruzione di questa rete è sicuramente il benvenuto. Io vi saluto, vi ringrazio di nuovo e lascio la parola a questo punto a Barbara Terenchi di Edison, che come già detto è stato partner e anche supporter del progetto. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Tiziana, è un piacere essere con voi oggi e soprattutto è stato un piacere seguire questo progetto lato Edison. È un progetto in cui ci siamo identificati completamente, ha delle caratteristiche, le parole di Tiziana sono state illuminanti, di grande concretezza, di grande attenzione alla relazione con le persone, con i territori, con i consumatori in tutte le loro accisioni, in tutti i loro profili, e quindi abbiamo, credo, condiviso molto, ma anche abbiamo imparato molto, e questo è sempre qualcosa che ci fa molto piacere, quindi veramente grazie. Il mio compito oggi è di compartecipare a questa fase iniziale. Ho pensato di farlo in 2 modi, dando una brevissima, realmente breve, lettura di come Edison oggi si sta impegnando sui temi della decarbonizzazione e della circolarità, e in secondo luogo facendo qualche riflessione in più proprio sul tema della circolarità, che è il tema cardine a cui credo poi seguiranno altre riflessioni, altri interventi e anche gli interessanti risultati della survey, che sarà veramente molto utile condividere tra tutti noi. Spero che in questo momento siate in grado di vedere il documento che sto cercando di condividere. Eccolo qua. Come anticipavo, Edison si è data, direi, una missione piuttosto ambiziosa per il futuro. Vuole sicuramente ricoprire un ruolo di leadership in questo complesso momento che passa sotto il nome di transizione energetica. E vuole farlo in un certo modo, come operatore certamente di punta, come attore di punta, ma anche sempre connotato nel suo operato da un concetto di responsabilità. Quindi Edison sta per compiere 140 anni di vita, non sono pochi, significa però che
come dire, è stata caratterizzata da condizioni di durabilità, di sostenibilità nel tempo, che in qualche modo ci hanno aiutato a comprendere i migliori paradigmi per essere sostenibili nella nostra attività di investimento, nella nostra relazione con i territori e anche nel modo in cui ci rapportiamo alle risorse, che è un tema sempre molto importante. In questo senso oggi però la partita diventa sempre più complessa e le sfide diventano sempre più grandi, quindi un approccio di mera responsabilità sociale non è più sufficiente, occorre un approccio articolato e esaustivo di tutti i temi ESG, su cui certamente oggi non intendo soffermarmi, ma le nostre sfide sono diventate sfide che appunto vanno innanzitutto a fare la nostra parte sul tema dell'azione nei confronti del cambiamento climatico, con molta attenzione alle risorse naturali al territorio, che è una delle nostre cifre peraltro di identità, rinnovando la nostra relazione con i clienti in una logica di sostenibilità dei processi, ma sempre più anche di sostenibilità dell'offerta e naturalmente con un occhio sempre più affilato e profondo sui temi della diversità e dell'inclusione. Il nostro è un approccio che passa assolutamente attraverso una relazione che ricerchiamo essere costruttiva con gli stakeholder, anche con modelli di interazione sempre più evoluti, come per esempio lo stakeholder engagement, sicuramente non perdendo di vista i temi chiave come la sicurezza e l'etica, che sono, come dire, al cuore della nostra azione di operatori industriali. Tutto questo caratterizza la nostra azione rispetto agli obiettivi dell'agenda SDGs che noi abbiamo voluto committare in particolare, e che sono quelli dove poi vedete il login Edison, e che sono quelli su cui si confrontano oggi gli operatori dell'energia in particolare. Ci siamo voluti dare un modello operativo molto concreto per poter fissare bene gli obiettivi su cui vogliamo impegnarci, rendere quindi accountable le varie aree dell'azienda che possono consentire di realizzare e di ottenere questi obiettivi, e però che mobilitino anche l'azienda attraverso una rete, diciamo, ampia di agenti della sostenibilità. Questo è anche il motivo per cui abbiamo un network interno di sostenibilità che è molto capillare nelle varie divisioni dell'azienda e che ci serve proprio a costruire un sistema di obiettivi da una parte e un modello operativo consistente dall'altro, che consenta appunto di rendere credibili questi obiettivi e identificare le linee di azione e di decisione perché questi obiettivi possano essere portati a termine. Non ultimo, c'è un importante tema di disclosure, di comunicazione dei risultati, deve essere un tema di trasparenza, un tema di comparabilità. Oggi sempre più ci sono degli elementi che vengono anche dalla normativa europea e anche da indicazioni delle authorities italiane che ci permettono di lavorare con maggiori certezze. Ci sono ancora molte linee di evoluzione, ma crediamo molto che questa disclosure aiuti poi tutti a essere consistenti nel modo di fare la sostenibilità. Ma veniamo ai temi dell'economia circolare, che sono poi i temi che oggi trattiamo e a cui non sottrarrei tempo. Però ho richiamato qui il butterfly diagram della MacArthur Foundation perché lo riteniamo comunque fondamentale per ragionare sui temi di circolarità, e proprio per richiamare il fatto che questo è un modello fortemente dirompente, che ha una potenzialità, un'efficacia enorme, proprio perché si passa dal concetto di prodotto al concetto di risorse, perché richiede un importante ridisegno dei processi di produzione e di ridisegno degli stessi prodotti in molti casi, e addirittura nelle sue, diciamo, punte più avanzate passa anche proprio da una diversa concezione della proprietà del prodotto, no? Proprio nelle logiche che anche Tiziana prima
ricordava ad esempio di modelli di sharing che sono o di pay per use che diventano sempre più, diciamo, dei modelli dove la risorsa è fortemente utilizzata e riutilizzata e quindi perfettamente utilizzata fino alla sua piena potenzialità. Quindi questo è per noi un elemento, diciamo, importante dal punto di vista concettuale. E diciamo che di questo diagramma ci interessano molto gli aspetti legati ai cicli tecnici. Su questo una riflessione che abbiamo fatto, e non so se graficamente si riesce a apprezzarla, è il fatto che rispetto a questo tema di circolarità, anche la comunità, anche i cittadini possono avere dei punti di ingresso importanti e possono avere dei profili di contribuzione importanti. Per esempio, proprio innanzitutto nell'utilizzare meglio le risorse, e questo significa anche, per esempio, dal punto di vista dell'energia, fare un consumo responsabile dell'energia. Questo è un elemento assolutamente importante. E sempre nella disponibilità delle comunità e dei singoli c'è certamente anche un tema di riutilizzo. Questo è un elemento a nostro avviso altrettanto importante, che ha una caratterizzazione anche molto culturale, anche proprio di modelli di consumo, e lo stesso vale anche per il riciclo. È ovvio che ci sono degli aspetti che invece sono più, direi, a carico della responsabilità delle aziende. Riprogettare, ad esempio, è qualcosa che richiede competenza, diciamo, industriale, che porta a pensare in anticipo a come possono essere recuperate, mantenute e riciclate le risorse di prodotti. Quindi è però un lavoro che per certi versi possiamo ritenere condiviso, e nessuno è in qualche modo esente da dare un suo contributo. C'è ovviamente anche un tema di cicli biologici. Questo è un tema che vede certamente ancora più coinvolte le aziende energetiche, come per esempio Edison. Il grande tema delle rinnovabili, che accenno solo, non è il puntuale oggetto di questa nostra riflessione oggi, ma c'è certamente anche un tema di utilizzo dei prodotti agricoli, delle materie prime, dei rifiuti organici, che possono essere, diciamo, in qualche modo oggi diventare oggetto di importanti processi di conversione biochimica o di compostaggio, proprio nella creazione poi anche, per esempio, di energie che hanno delle valenze altamente rinnovabili o comunque decarbonizzate. Quindi c'è un tema, diciamo, importante che noi vediamo. Faccio solo un accenno, ma non mi soffermo, sul fatto che oggi l'uso efficiente delle risorse, quindi anche gli elementi di circolarità, sono fortemente supportati, abilitati, direi anche potenziati nei loro effetti moltiplicativi dalla digitalizzazione, per esempio dalla gestione delle grandi masse di dati, dai riferimenti geospaziali, dalla tracciatura delle risorse. Tutto questo avvicina il momento della disponibilità delle risorse al momento del loro bisogno e consumo, abbattendo i tempi morti, abbattendo le distanze, ottimizzando i processi logistici. Questo è qualcosa che ovviamente interessa moltissimo. Per rimanere con due o tre esempi sui temi della circolarità, o su temi che per noi sono rilevanti rispetto a questo aspetto, da un lato vogliamo assolutamente ricordare il concetto che la sostenibilità deve essere adottato e applicato non al singolo operatore, ma alla sua supply chain. Questo è molto importante, perché ci consente di ragionare su una catena del valore che è oggi la dimensione ultima, ma anche la dimensione più utile, più critica, perché poi in effetti si compia un ciclo di circolarità. Molte delle attese sulla sostenibilità e la circolarità dei prodotti e delle risorse vengono dagli stessi consumatori. Quindi è molto importante che la voce dei consumatori esca bene nel
come dire, creare le attese e settare in qualche modo il target di aspettativa da questo punto di vista. Quindi riteniamo che sia molto importante. Due o tre esempi su cosa significa circolarità, diciamo, per l'energia. Il più importante, direi, il più attuale per certi versi, è certamente quello delle comunità energetiche. È di per sé una rivoluzione copernicana, ha molto a che vedere naturalmente con la visione distribuita della generazione di energia. Nasce la figura del prosumer, nata tempo fa, ma nasce oggi anche dalla Commissione europea proprio come definizione giuridica. Riteniamo che questo sia un passaggio importante, e con le comunità energetiche che diventano uno strumento chiave per supportare i cittadini, le amministrazioni locali, le piccole aziende, proprio in un set di soluzioni consistente per rendere la produzione e il consumo sempre più sinergici e assolutamente ottimizzare tutto quello che può essere lo spreco, diciamo, di risorse energetiche. Quindi questo è qualcosa che è assolutamente e intuitivamente noi ci aspettiamo abbia un futuro importante. L'altro elemento, e con questo chiudo il mio intervento, è certamente quello della mobilità, una mobilità che soprattutto in ambito urbano va ripensato, quindi una mobilità urbana circolare, che si può poi anche declinare in alcuni casi in modelli di sharing economy, scusate, di sharing mobility, e stiamo parlando di modelli dove assolutamente si mira a una visione coerente ed integrata che impatta sia sul ciclo di vita dei veicoli, sia appunto sul loro impatto, che a questo punto può contemporaneamente influenzare la dimensione ecologica, ma anche, diciamo, le abitudini sociali e certamente la sostenibilità economica dei contesti urbani. Qui io mi fermerei, ringrazio chi ha voluto coinvolgerci in questo interessante pomeriggio e do la parola a Marco Frey, che introdurrà i successivi interventi. Grazie. Grazie mille Barbara, da adesso inizia il mio compito di gestione dei tempi, cosa non facilissima perché abbiamo una decina di interventi, il primo dei quali è del collega Francesco Testa. Come Scuola Superiore Sant'Anna abbiamo sviluppato questa freschissima survey che Francesco presenterà in meno di 15 minuti, dati i tempi che abbiamo a disposizione, quindi non dico niente di più e lascio che sia lui a intervenire direttamente spiegando la ratio e i risultati. Ok, grazie mille Marco. Ma si vede la presentazione? Mi confermi? Sì, confermo. Perfetto. Allora, cercherò, ecco, di assolvere il compito e stare nei tempi. Partiamo, diciamo, partendo dall'importanza del ruolo del comportamento singolo, del comportamento individuale del processo di transizione verso l'economia circolare, e partendo dalla concettualizzazione della generazione SprecAPO, come era stata prima descritta da Tiziana, abbiamo realizzato un'indagine che ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana nella fascia 18-70 proprio nelle ultime settimane di luglio. Quali sono stati gli obiettivi? Innanzitutto comprendere e analizzare le attuali e le future tendenze di comportamento singolo orientate e coerenti con l'economia circolare, proprio per identificare la generazione SprecAPO, quantificarla e caratterizzarla, in modo da identificare anche quali sono i fattori su cui ci si può focalizzare per stimolare la diffusione di questa generazione. Allora, prima di tutto siamo partiti dal mappare, dal analizzare la frequenza di una serie di comportamenti che caratterizzano questa generazione. Partiamo da alcuni comportamenti, dai piccoli comportamenti quotidiani, quelli che poi anche Barbara Terenghi citava nel suo intervento. Piccoli comportamenti quotidiani legati all'efficienza dell'uso delle risorse, quali l'acqua o quali l'energia, che ormai sono diventati patrimonio della cultura degli italiani. Oltre il 90% adotta in maniera frequente comportamenti quali l'attenzione verso il risparmio energetico, verso il risparmio idrico, eccetera. È ovvio che in questo caso è chiaro il legame tra l'efficienza nell'uso delle risorse e il risparmio economico.
Ovviamente, oltre ai comportamenti quotidiani, diciamo, che svolgiamo nelle nostre case, anche il momento dell'acquisto è un driver essenziale per il processo di transizione dell'economia circolare. Qui, tra i vari comportamenti che abbiamo mappato, prevalgono, sono quelli nella parte superiore di questo grafico, prevalgono quelli che prevedono un beneficio personale. Pensiamo sempre all'acquisto di prodotti ad alta efficienza energetica o prodotti durevoli, che quindi possono avere una durata di vita utile maggiore. E meno frequente l'acquisto di prodotti con materiale riciclato. Vedete questi in basso che caratterizzano circa il 40% delle azioni frequenti dei rispondenti. Però se confrontiamo questi dati con indagini, con indagini analoghe che noi all'interno dell'istituto di management abbiamo condotto negli ultimi anni, vediamo che soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di prodotti fatti in materiale riciclato, ora ovviamente non c'è tempo di entrare nel dettaglio, ma con i report finali che saranno poi pubblici troverete tutti i dettagli necessari, dei vari comportamenti che abbiamo mappato, vedete quelli cerchiati, sono quelli caratterizzati proprio dall'incremento più netto negli ultimi 30 mesi. E si tratta proprio di comportamenti connessi all'acquisto di prodotti fatti in materiale riciclato, ad esempio della carta, del settore tessile, del settore dell'arredo. Ovviamente un altro elemento che è emerso è che cresce significativamente anche l'attenzione verso l'impatto ambientale del packaging. Ormai quasi il 60% compra prodotti confezionati con materiale riciclato, con imballaggi monomateriali e con un'attenzione sulla riciclabilità. E questi comportamenti negli ultimi anni, da quando abbiamo iniziato questo processo di mappatura, sono significativamente aumentati. Quindi c'è un trend positivo. Ovviamente anche, è importante, venivano citati anche precedentemente, i nuovi modelli di consumo. Questi aiutano l'uso efficiente delle risorse come la condivisione, come i prodotti di seconda mano, quindi per dare maggiore vita utile. E questi sono comportamenti che iniziano a diffondersi, circa il 25% degli italiani adotta spesso questi tipi di comportamenti e qui emergono alcune caratteristiche distintive rispetto a delle caratteristiche sociodemografiche. In particolare abbiamo identificato una correlazione positiva con l'età, in particolare ovviamente con le nuove generazioni, quindi più giovani adottano questi tipi di comportamenti e questo è un dato positivo. È importante anche la fase di uso per la riduzione dello spreco, sia nell'uso dei prodotti appunto come legati ai prodotti per la cura della persona, sia per i prodotti durevoli, e questo è un comportamento che caratterizza ormai con una certa frequenza circa il 60% degli italiani e caratterizza le persone più adulte e in particolare di quelle di genere femminile, anche se la correlazione è abbastanza, seppur significativa, è molto lieve, a 0,11. Sempre nell'ottica di allungare la vita utile, anche questo è un comportamento che inizia a radicarsi e caratterizza circa il 60% degli italiani e anche iniziano a diffondersi comportamenti magari che richiedono un effort maggiore, pensiamo anche ad esempio a quelli legati al settore tessile. Quando ovviamente l'utilizzo non è più possibile, bisogna contribuire alla chiusura dei cicli, come no, nel diagramma Butterfly che veniva citato precedentemente, quello che raffigura ormai il concetto di economia circolare. E quindi comportamenti, anche questi si sono sempre più diffusi, quelli sull'avvio al riciclo e anche quelli che richiedono un effort maggiore, pensiamo ad esempio al conferimento degli oli vegetali o pensiamo ad esempio anche alla dismissione dei capi di abbigliamento, anche questi iniziano ad avere una certa diffusione, cioè caratterizzano la maggioranza del comportamento, diciamo, degli italiani che hanno risposto all'indagine. Anche qui lievi correlazioni emergono con le caratteristiche sociodemografiche, in particolare le persone più adulte e le donne. A questo punto però, oltre alla mappatura di questi comportamenti in una logica quasi di ciclo di vita del processo di utilizzo dei beni, ci siamo chiesti, ma esiste questa generazione spreco, esiste un gruppo di persone che adotta con una elevata frequenza, quindi in maniera quotidiana, tutti questi comportamenti? E per rispondere a questa domanda abbiamo interrogato i dati che abbiamo raccolto attraverso un'analisi cluster, ossia un'analisi statistica che permette di identificare dei gruppi omogenei al loro interno e distinti tra di loro. Che cosa è emerso? È emerso innanzitutto che esiste questa generazione spreco, esiste un gruppo di persone che adotta
in maniera frequente tutti i comportamenti che in maniera molto veloce ho evidenziato. E rappresenta circa il 26% dei rispondenti, ricordiamoci, di un campione rappresentativo della popolazione italiana, fascia 18-70 anni. Poi abbiamo un altro gruppo che noi abbiamo chiamato i Green Thrifty, ossia è un gruppo che adotta quei comportamenti con una frequenza leggermente inferiore, tranne per quanto riguarda quei comportamenti innovativi legati ai modelli di sharing o dei prodotti usati di seconda mano, che vengono utilizzati vengono adottati quei comportamenti con una frequenza molto bassa. Poi abbiamo un terzo gruppo che abbiamo chiamato i Green Laggard. Qui i comportamenti avvengono con una frequenza saltuaria, tranne per quanto riguarda le attività di riciclo, che ormai sono radicate nel comportamento quotidiano di tutti noi. Poi abbiamo un piccolo gruppo che ancora rimane al 13%, che praticamente adotta rarissimamente quei comportamenti che abbiamo visto, tranne che per i comportamenti di riciclo e anche per l'attenzione all'uso efficiente delle risorse, quindi tutti quei comportamenti legati al risparmio dell'acqua o dell'energia consumata nelle proprie case. Però poi ci siamo chiesti, ok, ma esiste questa generazione spreca-po? Quali sono le caratteristiche di questa generazione? Anche per capire gli elementi, no? Le leve su cui puntare per poterla stimolare. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo comparato le caratteristiche del gruppo di rispondenti che fanno parte di questa generazione con quelli che non ne fanno parte. Questa comparazione l'abbiamo fatta attraverso un'analisi statistica che si chiama analisi della varianza. Che cosa è emerso? È emerso che ci sono delle lievi differenze, anche se significative dal punto di vista sociodemografico, diciamo della generazione spreca-po rispetto a coloro che non appartengono a questa generazione, ed in particolare questo gruppo è caratterizzato dalla presenza di persone di genere femminile, di classe di età lievemente più bassa, elevato titolo di studio, reddito medio-alto, eccetera. Questo, diciamo, per essere chiari, non vuol dire che solo le donne o solo i giovani caratterizzano questa generazione, ma questa generazione è caratterizzata da una numerosità superiore di persone con queste caratteristiche rispetto alle persone che appartengono al gruppo di non generazione spreca-po. Altri elementi, due concetti fondamentali che sono due driver essenziali in qualunque modello che prova a spiegare il comportamento razionale degli individui, ossia le convinzioni, no, che c'è un problema, c'è un'esigenza di intervenire, che è un concetto che si chiama attitudine, che noi l'abbiamo misurata rispetto ai temi dell'economia circolare, e un altro concetto che si chiama perceived consumer effectiveness. Che cosa vuol dire? Vuol dire la convinzione che l'azione individuale può essere efficace, e a quel punto si può innescare un comportamento coerente con queste convinzioni. Ecco, questi elementi che sono anche aumentati in termini proprio di numero di persone, di cittadini italiani che sono caratterizzati da un'elevata attitudine o da un'elevata convinzione che l'azione individuale è importante ed efficace, che l'abbiamo visto comparando indagini precedenti che abbiamo condotto su campioni simili e quindi comparabili, però queste caratteristiche sono distintive della generazione spreca-po e quindi sono elementi importanti per innescare un comportamento coerente. Altro elemento, le informazioni. Viviamo, no, nel mondo della knowledge economy, della conoscenza, della diffusione delle informazioni, e c'è sempre maggiore la tendenza degli italiani a cercare informazioni sull'impatto ambientale dei prodotti, su come mantenerli, sulla gestione dei servizi pubblici locali, la condivisione delle informazioni raccolte, eccetera. Ecco, la ricerca delle informazioni è un altro degli elementi, delle caratteristiche distintive della generazione spreca-po. Altre informazioni, anche le informazioni sui propri impatti ambientali, come dotarsi di un'apparecchiatura di misurazione dei consumi idrici o che serve anche per monitorare l'efficacia di azioni quali l'installazione di miscelatori di aria e rubinetti. Ecco, anche queste azioni caratterizzano la generazione spreca-po che si dimostra molto attenta su questi aspetti. Ma le informazioni non sono sufficienti, soprattutto se non c'è la fiducia nei confronti delle informazioni, ossia se le informazioni non vengono considerate veritiere e affidabili. E allora abbiamo misurato la fiducia nelle autoasserzioni ambientali, cioè quelle che le imprese associano rispetto ai propri prodotti, rispetto al proprio operato.
E cosa che abbiamo notato è che questa fiducia, dal periodo pre-lockdown, noi avevamo fatto una rilevazione analoga alla fine del febbraio 2020. E lo vedete nel grafico a sinistra. E se vedete le barrette degli ultimi punteggi, considerate che questi concetti vengono sempre misurati da una scala di domande, mai da una domanda unica, dimostra che la fiducia in generale degli italiani verso i soggetti istituzionali, nella logica anglosassone del termine, è aumentata post-pandemia. E vedete come la generazione SprecaPO ha una fiducia nei clienti maggiore, significativamente maggiore rispetto a coloro che non appartengono a questa generazione, proprio perché la fiducia è fondamentale per poter cogliere, analizzare e farne proprie le informazioni che vengono raccolte, no, sul mercato. Anche oltre ai fattori individuali, anche i fattori del contesto sono importanti, perché possono offrire stimoli e opportunità per i comportamenti virtuosi. Offrire, ad esempio, incentivi economici, no? Permette agli individui di adottare soluzioni che vengono definite win-win, cioè gli risolve il problema delle tensioni tra esigenze contrapposte. Ed anche la percezione dell'adeguatezza dei servizi pubblici locali legati alla gestione della risorsa idrica, legata alla gestione dei rifiuti, legate alla mobilità e al servizio pubblico di al trasporto pubblico locale, sono fattori distintivi della generazione SprecaPO, cioè sono elementi che stimolano l'individuo a comportarsi in maniera virtuosa. Ultima elemento che vogliamo condividere oggi, visto il poco tempo a disposizione, è che la generazione SprecaPO non si limita al comportamento nella sfera privata, ma vuole adottare comportamenti pubblici perché crede nell'importanza di questi comportamenti per migliorare il contesto in cui si vive e supportare la transizione circolare e sostenibile. Infatti, i membri della generazione SprecaPO si caratterizzano per un comportamento proprio di environmental citizenship, di cittadinanza attiva, maggiore rispetto a quelli che non appartengono. Quindi, per chiudere in sintesi, e penso di essere riuscito a rispettare i tempi, e spero in maniera chiara, la generazione SprecaPO esiste e rappresenta una quota importante della popolazione italiana, quel 26%. Vi sono dei margini di incremento, ricordatevi quel secondo cluster che è molto simile, che rappresenta un 35%, quindi fa capire che c'è possibilità di aumentare questa quota, e alcune degli ambiti, dei fattori su cui agire emergono dalla nostra indagine. Quindi sia azioni volte a stimolare la convinzione che l'economia circolare sia necessaria e che le azioni individuali siano in grado di produrre un cambiamento. Fornire informazioni chiare sulle prestazioni ambientali dei prodotti, sull'efficacia delle azioni, eccetera. Coltivare la fiducia. La fiducia non è una cambiale in bianco, no? Va coltivata, va tutelata. Quindi il ruolo importante delle certificazioni, delle autoasserzioni, dei green claim e quant'altro, ma devono essere chiari per non far sentire in qualche modo il cittadino consumatore confuso e poi creare un effetto inverso, un effetto boomerang. Investire sulla qualità dei servizi pubblici locali, perché il contesto è un elemento fondamentale per stimolare i comportamenti singoli, e favorire forme ovviamente di partecipazione attiva dei cittadini, perché è importante poi la coerenza dei comportamenti tra sfera pubblica e sfera privata. Quindi, per chiudere come elemento, no, di input al dibattito che seguirà, gli attori del contesto istituzionale, imprese, soggetti pubblici, soggetti del terzo settore, possono giocare un ruolo importante e chiave, no, in questa azione di supporto e stimolo a questa generazione. Benissimo, grazie Francesco. Hai recuperato qualcuno dei minuti che abbiamo impegnato precedentemente, quindi io passerei molto rapidamente alla nostra tavola rotonda a più livelli, il primo dei quali vede intervenire dei soggetti che sono in grado di interpretare questi aspetti che diceva Francesco, le caratteristiche dei cittadini più attivi di questa generazione SprecaPO, quanto conta la fiducia, quanto conta l'informazione autorevole nei propri confronti, e chiedo a Leonardo Becchetti, che oltre che essere un professore universitario come noi è anche un attivista, è un cittadino attivo, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, che stimoli gli vengono rispetto alle tante
iniziative. Lui è qui come presidente di Saturday for Future, però sappiamo bene che, Leonardo, sono molti i fronti su cui ti impegni proprio per far sì che i consumatori informati possano essere un driver di un cambiamento verso una maggiore sostenibilità. Lascio a te. Microfono, Leo. Ciao Marco, ti ringrazio per avermi chiamato attivista, perché è una delle definizioni che mi piace di più, ecco, e delle varie. E allora, innanzitutto, molto interessante l'indagine che avete fatto, mi torna una cosa, cioè la sensibilità dei cittadini è aumentata paradossalmente nel periodo della pandemia, la sensibilità all'acquisto responsabile. Perché? Perché secondo me la pandemia è stata un grande evento che ci ha fatto rendere conto che esistono mali pubblici globali, cioè problemi che riguardano tutta l'umanità, dove si può risolvere il problema solo attraverso un grande coordinamento tra le nostre scelte. Quindi l'interdipendenza che c'è tra di noi, ci mettiamo la mascherina, non ce la mettiamo, ci vacciniamo, non ci vacciniamo. Questa percezione di essere sotto lo scacco di mali pubblici globali e con una forte interdipendenza delle nostre scelte, l'importanza dell'azione civica, secondo me in parallelo si è spostato sull'altro grande tema, perché il secondo grande male pubblico globale è proprio appunto il problema del climatico, l'emergenza climatica. E quindi la gente ha colto questi legami, anche legami tra salute, ambiente, eccetera. Quindi questo spiega perché in questa fase c'è stato un aumento di sensibilità. Mi è piaciuta anche molto nella presentazione che abbiamo sentito questa idea che la cittadinanza attiva è fatta di azioni da parte dei cittadini, ma bisogna poi spiegare sempre a tutti che non è che noi, quando insistiamo sull'importanza dell'azione dal basso, pensiamo che l'azione dal basso risolva tutto da sola. Non è così, ma l'azione dal basso è fondamentale. E a questo proposito ti cito uno scambio interessantissimo lanciato niente meno che da Greta Thunberg. Greta qualche giorno fa ha scritto un messaggio dicendo, allarmata, che appunto non ce la facciamo con le missioni, eccetera, eccetera, e ha detto, certo non possiamo aspettarci che tutto questo sia risolto solo da chi vota col portafoglio. Allora, innanzitutto è importante che anche lei, ovviamente, è una testimone di stili di vita, quindi riconosce l'importanza della cosa. Poi è stato molto importante che nelle risposte, due risposte sono state particolarmente interessanti. Una che ha detto, certo, le azioni dei cittadini da soli non bastano, ma sono il catalizzatore per il cambiamento sistemico di cui abbiamo bisogno. E un altro che ha detto, certo, se non si muovono i cittadini, i politici non si muoveranno, le aziende non si muoveranno. Questo è esattamente quello che dice anche Bill Gates nel suo ultimo libro sul clima. Lui dice, qual è la cosa più importante che possiamo fare come cittadini consumatori? Dice, senz'altro, votare col portafoglio, scegliere i prodotti giusti, perché questo darà un segnale alle aziende, non solo su cosa produrre, ma anche su come innovare, quindi influirà anche sulle loro scelte di innovazione. Ecco quindi l'importanza centrale delle nostre scelte anche per realizzare quei cambiamenti politici che noi sappiamo essere fondamentali e decisivi. Da questo punto di vista, che strada abbiamo fatto sinora? Noi lo sappiamo che potenzialmente, in teoria, il mercato è fatto proprio della domanda, è fatto dei consumatori, noi siamo il vero potere forte, quindi se in teoria i consumatori sapessero coordinarsi, potrebbero risolvere gran parte dei problemi, votando appunto col portafoglio, adottando stili di vita responsabili, riuso, riciclo, abbiamo sentito tutte queste cose, la sobrietà, la gestione dei rifiuti virtuosa. E in realtà noi sappiamo che ci sono quattro ostacoli a questo risultato, che sono innanzitutto la consapevolezza, anche per questo organizziamo questi webinar, anche per questo appunto lavora Cittadinanza Attiva, cioè rendere le persone consapevoli di questo potere che hanno, informarle, perché chiaramente uno può essere entusiasta dell'idea in linea di principio, ma poi sapere esattamente quali sono le scelte migliori di cittadinanza attiva non è facile. Dobbiamo coordinare le nostre scelte, è dimostrato scientificamente che le persone sono più invogliate a comportamenti di consumo responsabile quando pensano che siano tanti altri anche a farle e che quindi quella scelta abbia un impatto politico maggiore. Poi c'è il famoso discorso del prezzo, dice ma questa è una roba che non ci si può permettere tutti, costa, eccetera, eccetera. Ora chiaramente
questa è un'obiezione che non ha senso, perché innanzitutto basterebbe che tutti quelli che possono lo facessero e il mondo cambierebbe già così, ma poi diciamo sempre di più oggi si lavora perché queste scelte siano alla portata di tutti. Da questo punto di vista io dico tre fondamentali driver del cambiamento. Uno lo sappiamo, è quello della finanza responsabile, è il settore dove le cose sono cambiate più in fretta. 12 anni fa è nata Etica SGR, il primo fondo di investimento che votava col portafoglio. Oggi la stragrande maggioranza, direi la quasi totalità dei fondi di investimento, dichiara di voler votare col portafoglio, fare risparmio responsabile, anche perché comprare titoli di aziende molto esposte al rischio di conflitti con gli stakeholder e poco avviate sul percorso di transizione ecologica è molto pericoloso e molto rischioso. Quindi oggi addirittura è talmente diventato di moda che i regolatori sono dovuti intervenire per gestire il traffico. Sappiamo che oggi appunto c'è questa direttiva molto importante sulla disclosure della financial sustainability, dove si chiede ai fondi che se si dichiarano green devono dimostrarlo misurando con gli indicatori gli effetti della loro azione, tanto che è scoppiato da poco uno scandalo per le autorità di regolamentazione tedesche, e quindi oggi è molto severo anche il lavoro da questo punto di vista. Sul consumo bisogna fare ancora molti passi avanti, è molto più difficile, i consumatori non sono come fondi di investimento, consapevoli, informati e fondamentalmente anche capaci di coordinare le scelte di tanti. I consumatori sono tanti, sono piccoli, hanno bisogno di informazioni. Io credo che due grandi novità da questo punto di vista siano la nascita di piattaforme digitali per il consumo sostenibile, noi stessi ne abbiamo creata una con Giosto, che è espressione della rete di Next, quindi della rete di cui fa parte anche Cittadinanza Attiva, perché questo aiuta la gente a scegliere senza costi di ricerca dei prodotti. E l'altro e aiuta anche ad aggregarsi. L'altra grande novità, che ovviamente tu conosci, in parte ti coinvolge come comitato scientifico, è quella dei consumatori che fanno un salto di qualità e creano le loro filiere e i loro prodotti, quindi l'esperienza francese di Chi è il padrone, che diventa in Italia la marca del consumatore, prodotti creati direttamente dai consumatori che sono attenti a costruire delle filiere dove ci sia sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Io credo che, ripeto, il percorso è ancora lungo, devo dire che purtroppo l'urgenza dei tempi è a nostro vantaggio, nel senso che stimola le persone a prendere posizione. Credo sia molto importante concludere con quello che abbiamo detto all'inizio, attenzione, il voto col portafoglio, la cittadinanza attiva è essenziale, non perché pensiamo che non ci sia bisogno della politica, del cambiamento delle regole, della carbon tax o di quello che vogliamo, ma perché i politici sono adattivi, i politici seguono il consenso, e se noi non diamo un'idea dal basso che vogliamo far cambiare le cose con le nostre scelte, la politica tarderà sempre di più. Quindi proprio per far mettere in moto quel cambiamento sistemico di cui abbiamo bisogno, che non verrà mai dall'alto, da solo, c'è bisogno di una forte mobilitazione dal basso, e quindi complimenti per questa iniziativa e per tutte quelle che verranno. Grazie mille Leonardo, come tu stesso dici i passi da fare sono molti, ma i dati, anche quelli che abbiamo visto, ci fanno capire che si è mosso molto in questi ultimi tempi, e siamo sicuramente su una traiettoria che, se orientata bene anche dalle nostre istituzioni, potrebbe accelerare questo processo di cambiamento. E poi sono sicuro che tutti noi ci daremo da fare al massimo per creare le migliori condizioni, così come tu hai detto, per affrontare le tematiche chiave, la prima delle quali è il tema della consapevolezza, della cultura, per generare empowerment dei cittadini. Allora, a questo punto chiederei a Bruno Mollea, che rappresenta un'associazione che è stata partner di questo percorso fatto con Cittadinanza Attiva, come avete e come potete contribuire a questo percorso di cambiamento che anche Leonardo Becchetti ha caratterizzato nei suoi elementi cardine. Sì, grazie, buon pomeriggio, grazie anche per l'opportunità, perché noi abbiamo aderito convintamente all'iniziativa di Cittadinanza Attiva, innanzitutto perché come associazione sono più di 12 anni ormai che su queste tematiche
ci adoperiamo, grazie anche a un nostro settore nazionale ambiente abbastanza attivo, con a capo Andrea Nesi, che è un vulcano di idee, ma è soprattutto convintamente un uomo che crede nella necessità di mettere in campo tutte quelle azioni che possono in qualche modo finalizzare la tutela dell'ambiente in cui viviamo e quindi offrire ai nostri giovani per il futuro un pianeta che possa ancora essere ospitale e vivibile soprattutto. E noi abbiamo aderito a queste iniziative, siamo più capaci di fare, sfruttando la grande capacità che ha la promozione sportiva di trasferire buone prassi, di trasferire messaggi, di educare i nostri giovani soprattutto attraverso la pratica sportiva. E lo abbiamo fatto innanzitutto nel tempo caratterizzando le nostre iniziative con messaggi che vanno nella direzione della tutela dell'ambiente, che vanno nella direzione di creare, soprattutto nei giovani, perché questa è la popolazione a cui noi ci siamo rivolti. ICS ha 1.200.000 tesserati, ma il 40% di questo 1.200.000 è formato da una popolazione che è al di sotto dei 18 anni, quindi quella popolazione nei confronti della quale, secondo me, bisogna agire con quanta più forza possibile per creare consapevolezza, per creare una cultura, per creare una particolare attenzione al mondo che li circonda, ma soprattutto creare nei loro confronti la sensibilità necessaria per tutelarlo, quel mondo che dovranno poi per lungo tempo vivere e cercare di mantenere il più migliore possibile. Quindi noi mettiamo in campo iniziative nazionali che avvicinano una popolazione che si aggira intorno ai 20.000 sportivi praticanti. Nei confronti di questi, quindi, messaggi generali, per esempio il risparmio delle risorse idriche, un modo diverso di approcciare alla doccia post evento sportivo, l'utilizzo dei prodotti in maniera adeguata e la capacità di rivolgersi a determinati prodotti anziché ad altri. Per quanto riguarda anche le risorse energetiche, stiamo fortemente spingendo e utilizziamo, per esempio, come settore ambiente, auto elettriche, che hanno una diversa capacità di incidenza sulla qualità della vita e dell'ambiente. E in particolare però per questo progetto abbiamo utilizzato un nostro progetto nazionale che si chiama Refutlon, che si rivolge prevalentemente ai giovani, a bambini e bambine del territorio. È un progetto che tende a sensibilizzare in modo particolare i giovani con la collaborazione delle scuole e con la collaborazione delle istituzioni locali, proprio perché, come veniva detto poc'anzi, è importante creare quelle condizioni di sensibilità non soltanto nei giovani, ma anche nei confronti delle istituzioni, le quali poi fanno da cinghia di trasmissione con i politici che hanno il compito di mettere in atto tutte quelle leggi, quelle procedure che sono funzionali ad attivare poi iniziative di rispetto ambientale. E lo abbiamo fatto creando 26 eventi all'interno di questo progetto, 26 eventi che hanno coinvolto più di 2.300 giovani delle scuole nei territori in cui abbiamo lavorato, che sono anche nostri associati, buona parte di loro ovviamente. Lo abbiamo fatto in 6 regioni, cercando di coprire quanto più possibile il nostro territorio. Lo abbiamo fatto in Veneto, in Emilia-Romagna, nel Lazio, nella Campania, in Sicilia e in Sardegna. E il risultato è stato un risultato eccellente, lo dico convintamente, perché ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, i giovani ci hanno dimostrato quanto più sensibili di altri sono su determinate tematiche. Se poi questo viene abbinato, questo messaggio che si vuole trasferire, viene abbinato anche a una sorta di competizione, che magari anche alla fine una classifica, un premio che viene dato a questi giovani ragazzi che si cimentano nei boschi piuttosto che nei parchi, piuttosto che in altri ambienti che andiamo a scegliere insieme alle scuole, insieme ai comuni, alle istituzioni, viene abbinato al fatto che il premio che viene dato loro comunque è un premio
che ha come obiettivo quello di sensibilizzare appunto l'attenzione verso determinati prodotti piuttosto che altri. Direi che il risultato non può che lasciarci soddisfatti, ma soprattutto la cosa che più ci ha lasciato soddisfatto è stata l'attenzione che una volta conosciuto il progetto le scuole hanno rivolto verso la nostra associazione, verso l'ICS, per cercare di poter essere parte attiva di questo progetto, per poter essere anche ancora di più con le loro classi, con i loro alunni, parte attiva di questa iniziativa. Segno evidente di come è facile, tutto sommato, poi procedere in un progetto di disseminazione di buone prassi, che sono poi funzionali a creare nella comunità quella sensibilità a cui si faceva riferimento, che piano piano porta a una maggiore sensibilità nell'utilizzo di alcuni materiali anziché altri, nella modalità dell'utilizzo degli stessi e anche nella consapevolezza che risparmiare e quindi utilizzare in maniera accorta le materie che ci servono consentono tutto sommato poi ad avere una situazione migliore in senso più generale. Perché lo abbiamo fatto con i giovani? Appunto, perché riteniamo che lì è il punto più importante sul quale bisogna agire. Abbiamo la fortuna di avere questo grande contenitore. Se siamo bravi e se continuiamo in questa direzione, dove ormai da 12 anni lavoriamo in maniera costante, io credo che quella consapevolezza all'interno della comunità a cui facevo riferimento è un obiettivo che sarà sicuramente difficile da raggiungere totalmente, ma comunque grazie proprio ai giovani che diventeranno i cosiddetti ambasciatori di buone prassi potremo contribuire in maniera determinante a formare buoni cittadini rispettosi delle prassi e soprattutto rispettosi dell'ambiente che li circonda e nel quale loro vivono. Grazie mille, tutto molto chiaro, è evidente perché è così importante rivolgersi ai giovani nei percorsi anche di valorizzazione delle buone pratiche per creare consapevolezza e quindi empowerment, lo diceva anche Francesco con l'analisi in cui emergeva come il passare dall'estensione dal primo al secondo cluster come elementi della generazione Spray KO veda anche poi le generazioni più giovani che sono sensibili, tante altre indagini l'hanno dimostrato come target significativo. In questo spirito passo la parola a Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Annalisa, sulla questione dell'empowerment dei cittadini e dei giovani ha fatto anche una propria piattaforma del nuovo mandato di segretario generale, quindi volevo sentire anche da te che cosa ti ha stimolato il percorso che stiamo condividendo e anche le informazioni che sono uscite dalla SARI. Beh, innanzitutto grazie Marco, grazie a tutti per gli interventi che mi hanno preceduto e innanzitutto sono molto contenta perché questo appuntamento di oggi, come diceva prima Tiziana, rappresenta la chiusura temporanea, diciamo, di questo progetto, ma anche la continuazione e l'anticipazione di un percorso che noi vogliamo continuare, che abbiamo inaugurato qualche anno fa nel 2014 con degli eventi che si svolgevano sul territorio che si chiamavano proprio Spray KO e che vogliamo continuare con una particolare attenzione all'ambito dei giovani, che è quello che ovviamente anche dalle considerazioni che sono state fatte emerge come particolarmente sensibile al tema della lotta agli sprechi. E negli anni noi ci siamo occupati di sprechi relativamente a tanti ambiti e lo abbiamo fatto con azioni di tutela, per esempio nell'ambito degli sprechi che sono stati perpetrati nel settore della sanità di cui ci occupiamo tradizionalmente. L'abbiamo fatto nelle scuole aiutando, sostenendo i ragazzi in un percorso di attenzione all'interno delle mense scolastiche su un uso consapevole del cibo e di tutto quello, per esempio delle stoviglie, che serviva per la somministrazione
somministrazione del cibo, quindi facendo un'operazione da questo punto di vista di empowerment. L'abbiamo fatto in un'area molto delicata, che è quella dei beni abbandonati, dei beni immobili abbandonati, nei quali, rispetto ai quali abbiamo sollecitato l'intervento diretto dei cittadini con una campagna che da tanto tempo conduciamo, che si chiama Disponibile, che cerca di mettere in evidenza quanto numerosi siano i beni a disposizione dei cittadini che potrebbero essere reimmessi nel ciclo dell'economia e della socialità e della relazione tra i cittadini. Lo abbiamo fatto ultimamente con due progetti, uno che si è appena concluso, così come Spreca Pao, l'altro che avrà una sua tappa tra qualche giorno. Il progetto ESC, che voleva mettere insieme iniziative di economia solidale con iniziative di economia circolare, quindi mostrare quanto target fragili, per esempio le persone in stato di detenzione, possano ritrovare un'occasione anche attraverso modalità di economia circolare. E come dicevo, lo faremo tra qualche giorno, davvero pochi giorni, presentando una tappa conclusiva di un progetto che abbiamo condotto con i ragazzi sul tema della mobilità sostenibile, di cui anche prima si parlava, che si chiama Ora, che appunto lanceremo, di cui faremo un evento conclusivo tra qualche giorno. Quindi diciamo, questo di oggi per noi rappresenta un momento intermedio di un impegno duraturo, e i risultati che venivano fuori dalla survey ci confermano, diciamo, anche sulla giusta direzione di questo percorso. E brevemente volevo citare alcuni elementi che sono emersi dalla survey, che mi sono sembrati particolarmente in linea con il senso del lavoro di un'organizzazione che si occupa di cittadinanza attiva. Sono stati ripetuti, quindi vado veramente rapidamente nell'enumerarli. Diciamo, è emerso dalla survey chiaramente come la generazione Spreca Pao sia fatta da cittadini che sanno perché sono informati, sanno di poter fare la differenza, sentono e sanno di poter fare la differenza. E questo è un elemento centrale per un'organizzazione come la nostra, che si occupa del potere dei cittadini, quindi del loro empowerment e della loro capacità di diventare soggetti che cambiano le cose. Quindi questa idea che anche attraverso il comportamento individuale si possano cambiare le cose è emersa in maniera molto chiara nella survey e ci rassicura molto anche sulla direzione del nostro lavoro. Ma è emerso anche in maniera chiara che i cittadini della generazione Spreca Pao sono cittadini che amano organizzarsi, per esempio che amano confrontarsi con altri membri della comunità e partecipare, non soltanto attraverso il voto, ma anche attraverso il dibattito e l'azione pubblica. E anche questa è una cosa che per un'organizzazione che crede nella cittadinanza organizzata ovviamente è un segnale molto positivo. È emerso chiaramente che l'ambiente in cui si vive, per esempio servizi pubblici di qualità, questo è un tema del quale, come sai Marco, noi ci occupiamo da sempre, fa la differenza. Cioè, se si è convinti di vivere in un ambiente che facilita i processi di economia circolare, si è ancora più disposti a scommetterci, ad investirci. Quindi anche da questo punto di vista si instaura un circolo virtuoso tra i comportamenti individuali e comportamenti comunitari, e quindi tutto questo ci sembra vada nella direzione giusta. Una cosa volevo invece considerare, che è un po' un nodo critico che è emerso dalla survey e che mi piace sottolineare. E come diceva Francesco, le persone che praticano, che fanno parte della generazione Spreca Pao, sono spesso persone che hanno un titolo di studio elevato e anche un reddito elevato. E questo è un elemento forse che una piccola riflessione ce le induce a proposito del tema delle disuguaglianze, perché se i processi di economia circolare facilitano il superamento delle disuguaglianze, da quello che emerge da questo dato è anche vero il contrario, cioè il superamento delle disuguaglianze, per esempio delle disuguaglianze di reddito, di istruzione, diventa un fattore di maggior avvicinamento a un tema come quello dell'economia circolare, che comunque è un tema che, come abbiamo detto, richiede consapevolezza, capacità di informazione, e quindi va fatto uno sforzo ulteriore in questo senso, anche di
costruzione di un ambiente eguale nel quale comportamenti come quelli che abbiamo a cuore di lotta allo spreco siano facilitati anche dal superamento di altri tipi di disuguaglianze. Ecco, questi sono un po' i messaggi che dal nostro punto di vista, dal punto di vista di cittadinanza attiva, emergono da questo progetto, in cui lo sforzo che abbiamo fatto è, come diceva prima il professor Becchetti, di conciliare una dimensione globale, come quella anche degli obiettivi di sviluppo sostenibili, con una ricaduta territoriale anche all'interno delle varie comunità molto forte. Ed in questa direzione e nella direzione della valorizzazione anche del contributo dei giovani a questo processo, noi ci continueremo un po' a muovere anche per il prossimo futuro. Grazie mille Annalisa, sia perché sei riuscita a chiudere perfettamente nei tempi che ci eravamo dati questa prima sessione della tavola rotonda, sia perché hai sottolineato nell'ultima parte del tuo intervento degli aspetti che aprono perfettamente al secondo panel della nostra tavola rotonda, che è incentrata sulle città a prova di sprechi. Per tutto quanto abbiamo detto, e quindi anche per il fatto che l'ambiente in cui si vive, i servizi di qualità, la survey ci mostra rappresentano un elemento molto importante, e lo rappresentano anche i fili di quel ragionamento sulla diseguaglianza che tu hai fatto. Nel momento in cui le attenzioni e la sensibilità della generazione spreca PO si legano a una maggiore consapevolezza culturale, a un livello di reddito superiore, però lo sappiamo molto bene, nei contesti, nelle città c'è la possibilità che poi ci siano degli attori istituzionali o misti che possono svolgere una funzione chiave da questo punto di vista, nel rendere collettivo quello che è uno sforzo dentro i quali ovviamente le azioni individuali si devono perfettamente inserire. Allora, in quest'ottica, Filippo Brandolini, che ha l'esperienza di una delle più importanti multi-utility in Italia, in particolare proprio sulla versione della gestione dei rifiuti, che a partire dalla raccolta differenziata ha questo elemento chiave, ma soprattutto oggi è qui con la visione complessiva del sistema delle utility italiane, quindi di utilità di cui è vicepresidente vicario, può probabilmente darci un contributo. Cioè, in che modo possiamo passare da questa dimensione dell'impegno dei cittadini consumatori verso l'economia circolare a una logica in cui attori come le aziende di pubblico servizio possono diventare un veicolo strategico, ovviamente coinvolgendo anche le istituzioni per questa transizione di cui stiamo parlando, una vera transizione ecologica, al di là delle polemiche sulla transizione ecologica di questi giorni. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito a questa interessante convegno. Come anticipava Marco Frei, io sono qui in rappresentanza di Utilitalia. Utilitalia a sua volta rappresenta circa 500 imprese che in ambito nazionale, principalmente nelle regioni del nord e del centro, operano nei settori dell'energia, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, e quindi settori che sono perfettamente, diciamo, in sintonia e totalmente coinvolti rispetto all'oggetto delle riflessioni odierne. Io principalmente mi occupo di rifiuti, però, Utilitalia ha delle esperienze in tutti e tre questi ambiti, pensiamo in particolare a tante iniziative sul servizio idrico, ma voglio segnalare che per il settore dei rifiuti Utilitalia prima Federambiente, che poi a un certo punto ha dato vita assieme ai cugini di Federutility appunto ad Utilitalia, da 19 anni si occupa di prevenzione rifiuti, quindi questa vuole essere una prima risposta alle sollecitazioni del professor Frei, ovvero noi siamo quelli che nelle città, nei territori siamo chiamati a raccogliere rifiuti, a gestire i rifiuti, ma non ci siamo sottratti anche
dall'essere interpreti di, dal punto di vista della sensibilizzazione, dal punto di vista culturale, dal punto di vista civico, di quelle che possono essere le azioni utili per ridurre la produzione dei, dei rifiuti. Ridurre meno rifiuti dal nostro punto di vista significa rendere più efficiente la gestione del ciclo dei rifiuti e organizzare al meglio i servizi e anche i fabbisogni impiantistici. Seconda considerazione di premessa, poi vado direttamente al punto. Voi fate spesso riferimento quest'oggi alle città e in effetti l'azione rivolta alle città è importante e strategica, perché le città, sappiamo che se prendiamo dei dati delle Nazioni Unite, occupano, se non ricordo male, il 2% delle terre emerse, ma dal punto di vista della produzione del PIL, dalla produzione delle emissioni climalteranti, dalla produzione dei rifiuti o dalla domanda di energia rappresentano il 60-70%. Quindi operare nelle città significa sicuramente avere, come dire, una visione strategica su quelli che sono i risultati che in maniera più rapida possono essere raggiunti per gli obiettivi di decarbonizzazione e di economia circolare. Che cosa facciamo e che cosa possiamo fare? Beh, veniva detto giustamente negli interventi che mi hanno preceduto, in particolare quello di Annalisa Mandolino, che sicuramente un contributo importante ai comportamenti virtuosi, anche a una maggiore responsabilizzazione del cittadino consumatore, può essere dato dal poter disporre di servizi locali di qualità, nella gestione dei rifiuti, così come nel settore idrico in particolare. Cosa significa servizi di qualità? Beh, innanzitutto significa servizi che sono efficaci, quindi raggiungono il compito per cui sono organizzati, quindi nel caso dei rifiuti si raccolgono i rifiuti, si fa bene la raccolta differenziata, lì si avvia a degli impianti che per i trattamenti successivi, ma siano anche efficienti, quindi ci sia, come dire, un corretto rapporto tra la qualità del servizio e il costo che questo servizio comporta per il cittadino utente. Ma c'è anche qualche cosa in più da aggiungere, per esempio elementi di comunicazione, di trasparenza. Dove vanno a finire i rifiuti? Prima è stata citata la mia esperienza aziendale, quindi il gruppo ERA, ma potrei citare molte imprese associate ad Utilitalia che operano nel settore dei rifiuti. Dicevo, il gruppo ERA da tanti anni rendiconta annualmente ai cittadini la destinazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata. Dove va la carta, dove va la plastica, dove va l'organico, che cosa succede a questi rifiuti dopo la fase della raccolta. Questo è importante perché dà maggior senso ai cittadini lo sforzo, dell'impegno che loro mettono nella raccolta differenziata. È un elemento di trasparenza necessaria anche ai fini più alti, diciamo, delle disclosure di cui si parlava prima rispetto alla sostenibilità ambientale, anche in funzione della finanza, appunto, sostenibile. E in qualche modo aiuta a rendicontare il fatto che a fronte di costi c'è un ritorno che non copre tutti quei costi in termini di ricavi dovuti alla cessione di materiali che possono avere una nuova vita. Quindi elementi di comunicazione e trasparenza sono fondamentali. E per chiudere il cerchio, quindi la fiducia, la reputazione di un'impresa che raccoglie rifiuti o che gestisce il servizio idrico in un territorio sono molto importanti per favorire il comportamento corretto e virtuoso dei cittadini. Dall'indagine che avete presentato all'inizio c'è un dato che ritengo molto interessante e anche per certi versi confortante. Anche la categoria degli indifferenti, se non ho inteso male, è comunque una categoria che la raccolta differenziata la fa, la svolge. Quindi questo è un aspetto positivo. È sicuramente un aspetto positivo da legare al fatto che di raccolta differenziata si parla da più di 20 anni
e quindi c'è un'attenzione da parte delle istituzioni, da parte dei sindaci, da parte delle imprese di gestione e quindi anche da parte dei cittadini molto importante. E la raccolta dei prezzati in qualche modo è stata favorita da modelli che responsabilizzano sì il cittadino, ma cercano di anche agevolarlo, quindi le raccolte porta a porta, i contenitori stradali di prossimità. Insomma, ci sono varie modalità che hanno avvicinato la raccolta differenziata al cittadino. Poi c'è un altro dato che mi ha colpito molto particolare, quello degli oli esausti. Invece sugli oli esausti ci sono risultati meno confortanti. Allora qui mi viene da fare immediatamente una riflessione. Se per la raccolta differenziata dei materiali più classici della raccolta differenziata, carta, vetroplastica o organico, diciamo ci sono dei servizi che sono vicini al cittadino, per gli oli esausti intanto c'è un impegno maggiore all'interno della propria abitazione. L'olio esausto va raccolto, messo in un contenitore, quando questo contenitore è pieno va conferito, ma non c'è, come dire, una prossimità così come per le altre raccolte differenziate, quindi è richiesto un maggior impegno al cittadino nel andare presso il supermercato, presso il centro di raccolta o anche in alcune diciamo contenitori collocati sul suolo stradale, ma non con la diffusione prevista per altre tipologie di rifiuti, a portare il proprio rifiuto. Quindi qui è richiesto un maggior impegno. Questo come può essere, diciamo, compensato questo maggior impegno? Risposta al momento non abbiamo, sicuramente dobbiamo insistere, ci vuole grande comunicazione, bisogna le app delle varie aziende che indicano dove vanno collocati i rifiuti, dove sono collocati i contenitori, ma bisogna anche in questo caso rendere conto di che cosa accade per quella tipologia di rifiuto. Che cosa succede all'olio esausto? L'olio esausto in gran parte viene destinato alla produzione di combustibili che, in quanto recuperanti anche l'olio esausto, consentono di ridurre gli impatti ambientali. Nel caso, cito sempre la mia azienda, ma potremmo citare altre aziende, nel caso della mia azienda, per esempio, l'olio combustibile viene destinato, l'olio esausto viene destinato al gruppo Eni, che produce un diesel a minor impatto ambientale, che a nostra volta viene riutilizzato per la raccolta dei rifiuti in alcuni dei territori in cui operiamo. E per concludere questa riflessione, ritengo che l'esempio migliore, più lucido di circolarità e anche di comunicazione sulla circolarità possa essere data per quanto riguarda il rifiuto organico. Il rifiuto organico è un rifiuto che continueremo a produrre perché la buccia della mela o della banana, piuttosto che lo scarto alimentare, continueremo a produrli. E il rifiuto organico deve essere raccolto in maniera differenziata, non soltanto perché è diventato un obbligo a livello comunitario, ma perché consente una migliore gestione dei rifiuti. Il rifiuto organico, se opportunamente, efficacemente trattato, può produrre contemporaneamente sia compost, quindi restituire contenuto organico ai suoli che sempre più si stanno inaridendo e impoverendo, e anche biometano attraverso la produzione del biogas, gestione anaerobica o energia elettrica o biometano, e quindi energia totalmente rinnovabile. Il biometano ha caratteristiche del tutto analoghe al gas metano di origine fossile e quindi può ritornare attraverso le reti di distribuzione ad uso domestico, civile, nelle nostre cucine di casa, o può ritornare ad uso per esempio dei mezzi pubblici. In questo possiamo appunto testimoniare ai cittadini che il loro impegno è un impegno ambientale importante che come dire, si può tradurre in una circolarità completa all'interno di un territorio, a condizione che ci sia un efficace ed efficiente sistema di raccolta di rifiuti in quel territorio, ci sia un sistema impiantistico che in quel territorio possa valorizzare i rifiuti e poi successivamente valorizzare gli output, i risultati del trattamento di quei rifiuti, quindi il biometano
o l'energia elettrica, qualora si produca energia elettrica. Questo che cosa comporta anche? Non è l'oggetto della giornata, ma tutte le riflessioni che noi stiamo facendo si reggono anche sul fatto che a fronte di una qualità dei servizi di gestione dei rifiuti e a fronte della volontà, della virtuosità dei singoli cittadini, ci sia anche un sistema impiantistico che garantisca una corretta gestione dei rifiuti per il riciclo dei rifiuti stessi, il recupero di materia o anche per trattare quei rifiuti che non sono riciclabili. E l'esperienza ci dimostra che purtroppo laddove il sistema impiantistico è carente è anche minore la qualità del servizio e ci sono anche tassi di riciclo dei rifiuti che sono inferiori. Quindi davvero per chiudere queste riflessioni ci vuole, come dire, un contributo da parte di tutti. L'istituzione, la politica che deve essere determinata e decisa nell'organizzare i servizi, nel dotare il proprio territorio degli impianti necessari, dei gestori che siano capaci di fare al meglio questi servizi alle migliori condizioni economiche, con la maggiore efficienza possibile, dei cittadini che abbiano quel senso civico, quella virtuosità per fare anche qualche cosa in più rispetto a quello che gli viene richiesto, quindi il risparmio idrico piuttosto che l'acquisto di un prodotto a minore impatto ambientale, che è, diciamo, un atto volontaristico che appunto si affida alla responsabilità del singolo cittadino. Certo è che questo potrebbe essere favorito anche da, diciamo, la dico in termini economici con una battuta, dal fatto che se certi prodotti internalizzassero quelli che sono i costi delle esternalità ambientali, si aiuterebbe quel cittadino che ha maggiore sensibilità ed è maggiormente virtuoso anche nel momento in cui fa la spesa e quindi esercita il proprio voto attraverso il portafoglio. Grazie. Grazie mille, Brandolini. Due temi, quello degli impianti e quello dell'internalizzazione dei costi, che ovviamente meritano anche altre occasioni di approfondimento. Sicuramente il ragionamento fatto a partire proprio dai rifiuti su cosa è necessario per far sì che, per esempio, sull'organico si faccia quello che in campagna si faceva un secolo fa, no? Si riutilizzava tutto perché l'organico ritornava ad essere humus, fertilizzante naturale. Ovviamente nelle città ci vuole un'organizzazione, come diceva Becchetti, bisogna coordinare le scelte nell'ottica dei tre attori che proprio Brandolini metteva in evidenza. E l'altro esempio, attenzione, che sugli oli, come emerge dalla Sarve, invece il livello di coordinamento non è ancora arrivato a quello che invece si è potuto avere dopo un ventennio di lavoro sistematico di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. Però passiamo adesso a un altro settore sempre dei servizi pubblici. Giambattista Scarfone rappresenta Astra e quindi le aziende di trasporto. Poi anche lui ha un'esperienza aziendale diretta in quella di Bergamo. Allora, sui trasporti e sulla transizione verso trasporti sostenibili se ne sta parlando moltissimo, c'è una presenza anche all'interno del PNRR significativa, ma quanto, nella logica in cui noi stiamo ragionando oggi, questa generazione spreco di cittadini consumatori più sensibili può sposarsi con le scelte in questo settore che ovviamente è chiamato a accelerare la propria transizione? Grazie dell'invito. Intervengo qui come Astra, che è la principale associazione che organizza le aziende di trasporto nel paese, e ovviamente rappresento un mondo che consegna all'osservatore situazioni molto diverse anche nel paese. Però vorrei dedicare alcune considerazioni alla ricerca che è stata presentata, che considero molto interessante. È molto, diciamo, convincente e suggestiva l'analisi dei cluster che sono stati individuati con i quattro profili di comportamento. Abbiamo i cosiddetti virtuosi della generazione spre-KO e abbiamo come polarizzazione contraria gli indifferenti.
Questi sono i medesimi profili che troviamo anche nel nostro mondo, cioè nel senso che anche se clusterizzati in modo diverso, ci troviamo di fronte a comportamenti differenti rispetto al tema della mobilità. E questo dipende dalla consapevolezza che noi abbiamo avvertito negli ultimi anni, soprattutto nel periodo pre-Covid, ma poi dirò anche del periodo successivo, abbiamo misurato nel tempo due processi che in qualche modo andavano incontrandosi e lasciando, diciamo, alle nostre valutazioni, alle nostre considerazioni, esempi anche importanti. Da una parte la maggior consapevolezza da parte del cittadino della bontà della scelta individuale del trasporto collettivo o della mobilità dolce. Dall'altra, una maggiore consapevolezza e alcune scelte strategiche di visione che il mondo delle aziende di trasporto andava facendo, spostando il baricentro della propria attenzione proprio alla centralità del cittadino, ma su questo concetto ritornerò. È chiaro che lo scenario è determinato, lo si è ricordato prima, viene determinato anche dalla qualità dei servizi che vengono offerti, cioè quindi la qualità dei servizi che vengono offerti, l'attrattività della mobilità, diciamo, collettiva o condivisa, diventa l'elemento che può favorire la crescita di quelle percentuali che abbiamo visto sulle categorie dei virtuosi o dei parsimoniosi, come sono state appunto individuate. E il problema del nostro paese è che ha due processi che nel tempo, nei decenni precedenti, hanno condizionato: uno, una debolezza, una contrazione, riduzione, una inadeguatezza degli investimenti fatti nel settore delle infrastrutture strategiche. Non sto a ricordarvi il gap che abbiamo nei confronti degli altri paesi. E di converso, un tasso di motorizzazione, una propensione all'utilizzo dell'auto individuale elevata. Comunque, come dicevo prima, abbiamo avvertito negli anni, nel decennio precedente, almeno fino alla fase del lockdown, un processo che consegna anche nel confronto europeo, nel confronto internazionale, esempi significativi nel nostro settore, non solo nelle grandi città, ma anche nelle città di media dimensione. Noi abbiamo città dove lo share della mobilità sostenibile, considerando la mobilità sostenibile, il mix fra la mobilità collettiva e la mobilità dolce e anche ovviamente la sharing mobility, prossimo in città come Milano al 50%, ma anche nelle città di media dimensione questo share si avvicina al 30-35%, in linea con la situazione di altre città di medesima dimensione a livello europeo. Questa non è una situazione generalizzata nel paese e anche come emergeva dallo studio che avete presentato, il tema delle tre Italie, per citare uno studio degli anni 70 sulla situazione, diciamo, dell'evoluzione socio-economica territoriale del paese e anche quindi dei servizi, è significativa. Diciamo che ci sono stati alcuni passaggi significativi nella direzione della maggior consapevolezza anche del sistema delle imprese, dove uno degli elementi decisivi è il passaggio dal concetto di trasporto pubblico a quello di mobilità sostenibile, cioè l'esigenza di offrire un'opportunità di viaggio che può essere composta da più modalità, cioè una struttura forte di trasporto pubblico e formule sempre più diffuse e favorite da politiche pubbliche nella città per favorire appunto la mobilità dolce, la ciclabilità,
e in molte situazioni anche dallo sviluppo della sharing mobility. Una delle sfide importanti è integrare sempre più queste modalità. È quello che sta succedendo, ripeto, in alcune realtà. Poi c'è un altro tipo di, come dire, di ripensamento della missione delle aziende del nostro settore, dove al centro del proprio, diciamo, modello organizzativo, se così possiamo definirlo, vi è il cittadino, vi è la persona che utilizza i sistemi di mobilità. Quindi non più, fra virgolette, l'utente, come era stato definito per lungo tempo, ma neppure la definizione un po', come dire, superficiale del cliente dei servizi. Quindi un tentativo di approccio con al centro il cittadino persona. Dicevo che la situazione nel paese è differenziata, ci sono realtà dove questi processi in qualche modo vengono declinati e sviluppati in collaborazione con amministrazioni comunali sensibili, per esempio nel caso, nella realtà dove io sono a capo dell'azienda locale della mobilità, abbiamo attivato nel 2018 la prima linea completamente elettrica, con una flotta completamente elettrica, e abbiamo l'obiettivo da qui al 2025 di dismettere praticamente la trazione diesel e sviluppare la mobilità elettrica, cioè gli autobus a propulsione elettrica e gli autobus a metano e, se possibile, come si diceva prima, a biometano. Si diceva prima dell'opportunità del PNRR, perché è comunque offre la possibilità, se ben perseguita, di sviluppare almeno due filoni che vanno nella direzione, diciamo, di aumentare la qualità e l'attrattività dei servizi di trasporto collettivo e della mobilità sostenibile. Sono gli investimenti in infrastrutture previste dal PNRR in termini di sistemi di trasporto rapido di massa nelle città medie e nelle città grandi, ma anche le risorse che sono destinate alla fuoriuscita dal diesel per altre soluzioni che sono appunto l'elettrico e all'orizzonte anche l'idrogeno, su cui sono in corso tutti gli approfondimenti tecnici. Dicevo che la vicenda del Covid ha generato, diciamo, dei comportamenti contraddittori, nel senso che questa consapevolezza che avvertiamo nel cittadino e nelle persone che poi lavorano all'interno del nostro settore impatta con la tendenza che avvertiamo anche in questi giorni con la ripresa del traffico nelle nostre città al fatto di considerare l'auto la soluzione protettiva dai rischi e quindi temiamo di dover fare i conti nei prossimi mesi, speriamo solamente nei prossimi mesi, con questa sorta di paura alla condivisione e all'esperienza collettiva. Non a caso, come UITP, che è l'Organizzazione Mondiale delle Aziende di Trasporto, abbiamo lanciato una campagna che ha per payoff Back to Better Mobility, cioè cerchiamo di tornare a una mobilità migliore, dove in questo concetto ci stanno molti elementi che non dipendono solo dalle scelte del cittadino, dalla qualità dei servizi, ma anche dalle politiche urbane. E qui si apre tutto un dibattito sulla città a 15 minuti, sui contenuti della nuova urbanistica e quant'altro. Chiudo perché mi sto bruciando i tempi, esprimendo l'apprezzamento per questa iniziativa e ribadendo la disponibilità a confrontarci e a portare il nostro contributo
su questi temi anche in altre occasioni, perché crediamo che la partecipazione del cittadino e il dibattito pubblico su alcune scelte importanti per il futuro delle nostre comunità sia un elemento decisivo. Benissimo, grazie mille. Nella sua chiusura c'erano anche cenni rispetto alle logiche della rigenerazione urbana, che si sposa molto con i concetti di economia circolare, quindi accogliamo ben volentieri la disponibilità e andiamo adesso, chiudendo il cerchio sul ragionamento che stiamo facendo con i diversi attori e il contributo che possono dare, al punto di vista di Consip e in particolare di Lidia Caparelli, che si occupa della parte di Green Procurement. Questo ci consente di recuperare alcune delle considerazioni che emergevano dalla survey relativamente proprio alla fiducia e alla garanzia, perché evidentemente poi nei processi di trasformazione verso logiche più green è molto importante anche utilizzare opportunamente quelli che sono gli standard, gli strumenti che aiutano a indirizzare le scelte di, in questo caso, di acquisto della pubblica amministrazione, perché di questo stiamo parlando con Consip, che però evidentemente è un driver molto importante, è la leva economica per orientare poi il mercato verso soluzioni sempre più green. Lidia, quali sono gli elementi all'interno di questa discussione che più la stimolano rispetto alle sfide che voi negli ultimi anni significative, diciamolo, soprattutto nei confronti delle stazioni appaltanti, avete vissuto? Allora, grazie dell'invito e grazie anche di questa opportunità di far capire quanto il pubblico in questa partita giochi un ruolo fondamentale. Il ruolo di Consip, come sapete, è di essere centrale di committenza nazionale, quindi al servizio delle procedure di acquisto delle amministrazioni pubbliche. E in questo, nel tempo, diciamo, con questa lunghissima storia che è partita dal 2005, le iniziative di acquisto della Consip hanno integrato questi criteri ambientali che nel tempo sono diventati anche criteri di sostenibilità. Qual è stato il ruolo giocato dal pubblico? Sicuramente un ruolo vessillifero importante, mentre per esempio nel caso del consumatore, del privato cittadino, addirittura c'è insomma, la nascita di piattaforme che semplifichino le difficoltà di organizzazione dei contenuti che sono poi funzionali alla scelta del prodotto green. Questo ruolo nel tempo è stato svolto dalle politiche di acquisto pubbliche e quindi dalla capacità dei soggetti pubblici acquisitori, soprattutto le centrali di committenza nazionali e quelle regionali nel nostro paese, di effettuare questo ruolo di studio delle informazioni disponibili sulla letteratura scientifica in argomento, quindi dati di LCA piuttosto che buone pratiche europee, nazionali o internazionali, e poi alla fine definire quali erano i requisiti di questi prodotti o servizi che andassero a evidenziare maggiormente i loro benefici per l'ambiente e per la collettività. Quindi il primo aspetto di attenzione è questo, che il ruolo del pubblico non può essere un ruolo giocato in trincea. Ed è un ruolo che va giocato tenendo in considerazione che le iniziative che il pubblico mette a disposizione può esercitare solo laddove lo studio di tutta la letteratura scientifica sull'argomento ha confortato nell'andare a individuare prodotti o soluzioni che sono a più basso impatto per l'ambiente. E anche qui non c'è possibilità di semplificare, o meglio, il lavoro deve essere un lavoro concentrato sul tener conto di quali sono le evidenze scientifiche, e questo viene fuori anche da tutta la normativa che nel tempo ha giocato un ruolo importante nel dire all'acquisitore pubblico che doveva tenere in considerazione gli impatti ambientali sulla scorta di informazioni scientifiche.
Poi c'è stato un elemento dirompente nel nostro compenso, che, nel nostro contesto nazionale, che è stato l'introduzione dell'articolo 34 nel codice dei contratti. L'articolo 34 definisce per il nostro paese, per gli acquisti pubblici del nostro paese, un impatto obbligatorio di quelli che sono i criteri ambientali definiti con i decreti del Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero dell'Ambiente. Questo è stato un passaggio epocale. E tutto questo è servito non solo a rendere, diciamo così, in chiaro quali fossero gli impatti ambientali dei prodotti, dei servizi o dei lavori, è servito anche a dire quali sono gli elementi scientifici associati alle comprove. E in questo credo che, ecco, anche il professor Frey chiedeva una riflessione. In questo c'è un grande lavoro da fare. C'è un grande lavoro da fare perché quando si tratta di analizzare la documentazione prodotta dai rappresentanti del mondo imprenditoriale, e non sempre tutta questa congruenza nelle documentazioni a corredo presentate è chiara, e quindi questo genera dei ricicli in termini amministrativi, anche di contenzioso, che non è facile dirimere. Questo anche per dire con molta chiarezza che questo sistema si regge quando c'è una crescita di tutti gli attori che fanno parte di un processo, e quindi anche un importante ruolo giocato dal settore imprenditoriale sia nella fase di preparazione di una procedura di acquisto, quindi attraverso la partecipazione attiva ai questionari di valutazione del mercato, alla fase quindi di analisi del mercato, e dall'altra attraverso anche una preparazione adeguata del dossier da presentare in gara a comprova delle qualità ambientali dei prodotti. E questo vale anche per i prodotti riciclati, per il contenuto di materiale riciclato, vale ovviamente per il consumo energetico, vale per la mobilità sostenibile, vale per tutto lo scibile degli acquisti pubblici. E questo è un processo che non si improvvisa. Non si improvvisa perché dietro c'è una logica, come dire, di accompagnamento di tutti gli attori nelle fasi non solo decisionali ma anche poi implementative e pratiche. Quindi non solo le ritrosie normali quando si affrontano temi come i contenuti di materiale riciclato nei prodotti, che per la maggior parte delle persone sono percepiti come non propriamente un valore, a volte come un disvalore. E quindi c'è dietro tutta un accompagnamento da fare. Allora, se le politiche sono politiche decise appunto dai governi, dall'altra però deve essere chiaro che ci sono degli attori che devono giocare il loro ruolo, e quindi tutti gli acquisitori pubblici hanno un ruolo importantissimo nel definire questo processo di transizione verso l'economia circolare, e non solo essere adeguatamente preparati su quali sono le fonti informative e formative per definire quali sono le specifiche tecniche da definire, o specifiche tecniche o funzionali, o comunque i parametri da contenere in gara. Dall'altra c'è un processo di accompagnamento del settore imprenditoriale, anche per valorizzare l'innovazione ambientalmente preferibile, ovvero l'innovazione che non è fine a se stessa, ma l'innovazione che porta un contributo anche per migliorare le performance dei prodotti, dei servizi o dei lavori. Dall'altra c'è un ruolo attivo e importantissimo di chi controlla l'esecuzione e di chi poi fruisce dei prodotti, dei servizi o dei lavori per fare in modo che siano utilizzati nel modo giusto. Questo è un tema che da più interventi è venuto fuori. Ci sono dei prodotti ad altissima efficienza energetica che, se vengono utilizzati nel modo sbagliato, vanificano completamente tutto lo sforzo fatto in tutta la filiera, in tutto il ciclo di vita. Allora, che cosa è importante fare in questo senso? È importante rendersi conto che questo processo nasce da un lavoro di studio, da un lavoro di analisi. Questo lavoro di studio e di analisi atterra a documenti, perché come dire, il procurement è fatto di attività amministrativa. Questa attività amministrativa è molto densa perché dietro c'è un risultato di un'analisi scientifica
a volte anche molto impattante, e la competizione deve proprio portare a questo, portare a selezionare la migliore soluzione, i migliori prodotti, ma i migliori prodotti di per sé, se non sono consapevolmente utilizzati, alla fine non esplicano tutto il loro potenziale. Quindi la nostra storia è stata una storia che dal 2005, grazie anche al sostegno del nostro Ministero dell'Economia e delle finanze, che ci ha sempre sostenuto in questa attività, con il management di Consip sempre attento a questi temi, abbiamo chiuso gli ultimi 2 anni con circa 11 miliardi di erogato sostenibile. Ma questo è solo un piccolo punto di partenza. Adesso il ruolo che il pubblico deve giocare è soprattutto un dialogo con i cittadini, dove i cittadini devono essere i propulsori e gli attori anche di sensibilizzazione verso i decisori pubblici. Quindi devono non aspettare che il pubblico decida da sé, ma essere anche da stimolo e soprattutto giocare il loro ruolo. Essere bravi cittadini vuol dire beneficiare anche delle azioni del settore pubblico, di tutti i beni e servizi messi a disposizione, utilizzarli nel modo opportuno e fare in modo che il ruolo del pubblico non sia secondario, ma sia vessillo di un cambiamento. Tutto quello che vogliamo vedere e che vorremmo, come dire, non lasciare come carico alle generazioni giovani, che sono già oberate di un grande fardello. Ecco, ciascuno di noi deve fare la propria parte, la deve fare essendo consapevole che questo ruolo porta un beneficio enorme, che è la scelta di tante decisioni e che è la scelta di tante soluzioni che vengono tutte aggregate a vantaggio della collettività. Grazie mille, Miglia Caparelli. Siamo ritornati in questo panel al ragionamento del contributo di tutti per sfide importanti di sistema. Ci manca la terza componente, quindi l'ultimo panel riguarda le imprese. Per lanciare le esperienze, nello spirito delle best practice che dicevamo prima, che abbiamo selezionato per voi nell'ultimo panel, abbiamo un video che ne descrive 6, 2 delle quali poi ritroviamo anche tra quelle nel panel stesso. Quindi lancerei il video a questo punto, procedete pure. Avere a cuore l'ambiente che ci circonda è un dovere per ognuno di noi. Nella raccolta differenziata di alcuni rifiuti abbiamo visto un'opportunità, quello di poter trasformare in un percorso di riciclo ed ottenere nuovi prodotti, tutto questo tutelando l'ambiente che ci circonda. Lo scarto che si genera da un processo viene riutilizzato e rientra all'interno di un altro processo produttivo. In questo modo cerchiamo di produrre meno rifiuti e di generare nuovi prodotti, quindi nuova energia e non da meno anche nuovi posti di lavoro. Abbiamo pensato di cominciare a comunicare come erano fatti gli oggetti, con che materiali erano fatti gli oggetti, e quindi abbiamo coniato fin da subito il nome oggetti comunicati. Abbiamo pensato di parlare di scarti. Eravamo seduti sopra tonnellate di immondizie che le aziende buttavano e sprecavano materiali. Il computer rigenerato è un prodotto adesso conosciuto non solo come un prodotto valido tecnicamente per le persone, ma come qualcosa che ha un significativo impatto positivo, diciamo, sull'ambiente. L'esperienza di Orti Alti ha a che fare prevalentemente col tema della rigenerazione urbana, con il preservare il consumo di suolo, non tanto perché l'agricoltura urbana consumi suolo, ma perché va nella prospettiva di aumentare la quantità di verde
in città e contribuire a migliorare le prestazioni ambientali e la qualità ambientale dei centri urbani. Per noi comunità e territorio è una pratica concreta. Tornare a mangiare il proprio pane significa tenere in piedi un territorio, tenere in piedi i modelli culturali, coltivarlo, questo grano, gestire quel territorio, animare il paesaggio, animare il proprio spirito. Il proprio spirito. Il processo culturale è alla base di tutto questo. Portare avanti altri progetti che abbiano anche continuato ad avere un risvolto sociale nel nostro territorio. Riciclare gli scarti della città per ridare alla città stessa nuovi prodotti come funghi, insalate, ortaggi e altro. Il nostro futuro è divertirci assieme ad altre aziende che hanno il nostro stesso DNA e quindi vogliono fare business però creando un impatto positivo sul territorio. Riuscire a costruire un impianto vero e proprio di rigenerazione materiale informatico. Innescare più impatti possibili dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale ed economico. Organizzare i tempi dell'impresa tenendo conto di questa necessità relazionale con l'altro e soprattutto con il suolo, con la terra. Benissimo, allora come avete visto sono diverse le esperienze da prendere in considerazione nel campo della logica dell'economia circolare, quindi abbiamo scelte alcune per voi, quattro sono adesso quelle che introduciamo nell'ultimo panel. Il primo l'avete già visto a video, è Antonio Di Giovanni di Funghi Espresso, un'esperienza abbastanza nota nel mondo della circolarità, però anche qui per utilizzare meglio il tempo lascio a lui la parola da subito per descrivere meglio ciò che fanno e come lo fanno. Grazie mille intanto per l'invito sono qui in questa location un po' particolare, mi sono connesso da San Miniato a Monte a Firenze perché appunto devo fare una molto sostenibile. L'idea di realizzare e produrre funghi dal fondo di caffè nasce nel 2014, però poi pian piano si è evoluta e ho preso consapevolezza, avendo fatto studi in agraria, che era possibile fare un'agricoltura a un impatto ambientale minore e più sostenibile, più attento all'ambiente, e che poi potesse in qualche modo dare anche vita a un ciclo virtuoso. E quindi è nata poi nel 2020, in piena pandemia, la mia azienda Circular Farm, dove all'interno spostiamo un po' quello che è il concetto della natura, dove sostanzialmente tutto viene rigenerato e tutto sostanzialmente diventa nuovo prodotto per dare vita a nuovi cicli. Ad esempio lo scarto della produzione dei funghi, il fondo di caffè, una volta aver prodotto i funghi, viene riutilizzato per produrre compost e poi successivamente per alimentare la nostra lombricompostiera. E a sua volta all'interno del nostro ciclo virtuoso abbiamo quindi introdotto i lombrichi, che sono un elemento fondamentale della sostenibilità del suolo, perché sono degradatori e trasformano la sostanza organica in qualcosa di ottimo per le piante, che è l'humus di lombrico. I lombrichi stessi però sono fonti di nutrimento, possono essere fonti di nutrimento, ad esempio abbiamo gli avicoli, abbiamo le galline e quindi anche per i nostri pesci, all'interno di quello che abbiamo che viene chiamato impianto acquaponico. Ci siamo approcciati a una tecnica di coltivazione completamente fuori suolo, perché la nostra è un'azienda agricola senza terra, è una urban farm, infatti si trova a Scandicci vicino a Firenze ed ha una superficie di circa 1500 metri quadrati di vivaio, ex vivaio, trasformato completamente in una fattoria urbana dove vengono prodotti per appunto funghi,
dove produciamo ortaggi con il metodo acquaponico, e adesso abbiamo anche le nostre uova e sostanzialmente principalmente produciamo funghi. Oltre alla produzione agricola, il mio pensiero è anche quello di portare i servizi che l'agricoltura può offrire alla società, alla comunità dove essa si trova. Infatti noi organizziamo degli eventi, come oltre eventi di degustazione e anche di intrattenimento, ma anche eventi più formativi, come training di formazione, percorsi guidati per le scuole italiane e americane, e facciamo anche la parte che secondo noi è quella più importante, quindi di costruire anche un po' il link nel territorio tra le varie realtà, quindi fare network a livello locale. Se posso lasciare delle parole chiave in questa piccola mia presentazione, sono sostanzialmente la parola rigenerazione, la parola economia circolare, ma anche agricoltura circolare, e ovviamente la parola locale, sostenibilità e cibo, perché mangiamo 3 volte al giorno e quindi il cibo, quello che noi sostanzialmente mangiamo, è molto importante. Dobbiamo anche produrlo in maniera sostenibile, perché no, a partire da uno scarto come il fondo di caffè, che viene prodotto in grandi quantità nelle nostre città. Grazie mille. Se volevi fare qualche domanda, domanda rispetto. Sì, poi vediamo se emerge qualcosa, ma stiamo procedendo in sequenza, dati i tempi a disposizione. Ovviamente tutte e tre le parole chiave sono perfettamente coerenti con i ragionamenti che abbiamo fatto finora, ma soprattutto con quello che diceva Annalisa Mandorino, è lo sforzo per proseguire e andare avanti in questa logica. A questo punto darei la parola a Gregory Ev di Green Apes. Green Apes è una piattaforma digitale che premia azioni e idee sostenibili, ma che è entrata proprio nel progetto, nel senso che all'interno del progetto c'è stata la possibilità, da questo punto di vista, di valorizzare alcune delle idee di giovani, quindi siamo perfettamente nella logica del significato del progetto, che portassero delle soluzioni circolari da generazione Spreca Po. Ma lascio a lui descrivere cosa fanno e come si sono pienamente integrati nel progetto. Buonasera, grazie per l'invito, e siamo stati veramente felici di collaborare a questo progetto per varie ragioni che vi racconto tra poco, perché c'è veramente grande sintonia nell'approccio di quello che la generazione Spreca Po ha raccontato e sta raccontando, e un po' come ci piace lavorare. Sono anche contento di sentire tante delle parole che sono state dette dall'inizio di oggi pomeriggio, perché insomma riconsegnano un po' di speranza in una transizione verso segmenti di popolazione sempre più consapevoli e attivi. Allora, molto rapidamente, Green Apes cos'è? Noi siamo una benefit corporation che è nata nel 2012 e la nostra missione è quella di promuovere stili di vita sostenibili. Siamo ancora un team abbastanza piccolo, nel senso siamo una decina di persone, lavoriamo da Firenze, e negli anni per il nostro approccio abbiamo avuto vari riconoscimenti. Cerco molto brevemente di spiegare cosa succede su questa piattaforma, che poi alla fine è una app che un cittadino può utilizzare. Sull'app si possono dimostrare e completare delle azioni positive dal punto di vista ambientale, così facendo si ottengono dei punti che possono essere utilizzati per accedere a delle premialità, sempre legate al mondo della green economy, delle esperienze e della sostenibilità, per rafforzare un pattern, consumo sostenibile. Ma c'è tutta una parte molto importante legata alla community, quindi allo scambio di buone pratiche, per favorire la circolazione di buone idee e sostenere in modo sano e positivo l'esempio reciproco. Entro un pochino più nel dettaglio. Le azioni che possono essere fatte sulla piattaforma sono una combinazione di azioni reali e misurate, quindi quello che sta a cuore a noi, è un elemento distintivo del nostro lavoro, è quello anche di intercettare comportamenti reali che avvengono nel mondo, catturandoli anche grazie alla interazione e all'integrazione con app e servizi esterni, da servizi di mobilità a servizi legati all'efficientamento energetico, ma anche all'economia circolare, come nel caso di Junker, che è uno dei partner di progetto, e di Green Apes.
la partecipazione a sfide, quindi un percorso di apprendimento e di dimostrazione dei propri comportamenti, ma anche la condivisione di idee e buone pratiche all'interno della comunità. Tutto questo si può trasformare poi in un incentivo diretto per le persone che adottano questi comportamenti positivi, che vanno da premi individuali, quindi posso accedere a delle agevolazioni, a degli omaggi, a delle esperienze legate al mondo della sostenibilità per aiutarmi come cittadino a scoprire chi sta mettendo a disposizione dei servizi e dei prodotti innovativi coerenti con i miei valori, premialità di gruppo e di squadre, quindi possono esserci sfide tra classi, tra scuole, per aiutarle a stimolare la partecipazione, soprattutto in alcuni segmenti della popolazione questa dinamica ludica è particolarmente efficace, lo menzionava anche durante un intervento precedente per quanto riguardava le attività sportive, uno dei relatori, la parte di premialità collettiva permette di restituire il mio impatto positivo, quindi io sto adottando una buona pratica, posso usare i punti che ho ottenuto per la mia buona pratica per sostenere una causa, un progetto e amplificare ulteriormente il mio impatto positivo. Una cosa a cui tengo è che non siamo una piattaforma di advertising, cioè non siamo una piattaforma social dove usiamo i dati degli utenti per fare pubblicità a qualche ente che magari sfrutta il dato commerciale delle persone, ma è una piattaforma che nasce per aiutare chi vuole realizzare un progetto legato al coinvolgimento attivo in comportamenti sostenibili di personalizzarlo per poter ingaggiare efficacemente le persone. Quindi poter definire quali comportamenti incentivare, come andare a premiarli e poi animare la propria comunità e misurare i comportamenti reali ottenuti dalle persone. E in questo nasce l'affinità, diciamo, e siamo felici di essere stati contattati poi per poter aiutare nella realizzazione del progetto, un'affinità quasi elettiva direi, per come lavoriamo. In primis perché nella nostra esperienza, ora ho semplificato molto l'esperienza sulla piattaforma, ma c'è un tema centrale, cioè da un lato quello che i comportamenti individuali hanno un'importanza enorme, tantissimi relatori l'hanno detto benissimo fino adesso, anche se fino a abbastanza recentemente c'era soprattutto fiducia nell'intervento infrastrutturale e tecnologico, che chiaramente è fondamentale, ma senza appunto una consapevolezza del cittadino diventa difficile da mettere a terra e soprattutto diventa quasi impossibile raggiungere gli obiettivi di riduzione di impatto che purtroppo diventano sempre più urgenti. Il coinvolgimento attivo delle persone è un altro rischio che c'è, un po' è quello di sovrasemplificare i meccanismi decisionali e come le persone adottano alcuni comportamenti. Quindi, ad esempio, nella relazione all'inizio in cui sono state analizzate le attitudini di comportamento di vari segmenti nella definizione anche della generazione SpreKO, ci sono tantissimi elementi che già dimostrano come siano importanti vari parametri, quindi non basta dare un'informazione perché questa si trasforma in un'azione, così come non basta installare un'infrastruttura, quindi creare un'opportunità di azione se le persone non capiscono l'importanza di quel comportamento, non basta introdurre un incentivo se è a sé stante e quindi magari per un pochino altera il comportamento, ma non viene interiorizzato e non si sviluppa una cultura della sostenibilità. In questo, quello con cui vogliamo lavorare è un approccio che rispetti queste dimensioni, che possono essere le capacità cognitive e psicologiche dei cittadini di capire l'importanza di alcuni comportamenti, di cosa possono fare, semplificare l'accesso alle opportunità di azione e poi introdurre uno strato di motivazione per dare quella spinta e appunto quei laggard o i segmenti un pochino meno attivi, spingerli ad adottare sempre più comportamenti. Ecco, questo è stato proprio un approccio che da subito nel progetto Generazione SpreKO abbiamo ritrovato, per cui è stato un piacere lavorare e costruire dei meccanismi di coinvolgimento che combinassero informazione, motivazione, opportunità di azione e un po' di spinta gentile, diciamo, nei confronti dei partecipanti. L'altro approccio, che è sempre un po' legato ai parametri di complessità del tema dei cambiamenti di comportamento, è quello legato a una pluralità di stakeholder. Ovvero, è sicuramente più faticoso lavorare con tanti soggetti perché vanno messe insieme varie energie, varie forze, varie aspettative. Però anche in questo abbiamo apprezzato enormemente che il progetto cercasse di coinvolgere attivamente varie tipologie di attori, quindi da pubblica amministrazione ai servizi effettivamente sul territorio, alle attività economiche, come le testimonianze che poco fa sono state mostrate e di cui questa sessione fa parte. Anche noi
come obiettivo, come Green Apes, cerchiamo di lavorare sia con città e cittadini in processi di attivazione e per progetti smart city, integrarci con app e servizi esistenti per valorizzare le informazioni e i comportamenti che avvengono, lavorare con le aziende per coinvolgere attivamente i dipendenti e i clienti, e con tutto il mondo della ricerca e delle organizzazioni no profit realizzare dei progetti che creino valore, che creino anche un substrato culturale per cui questi cambiamenti perdurino nel tempo e per fortuna anche tramite progetti di innovazione. Mentre per il mondo delle piccole imprese, visto che appunto stiamo parlando di tutti questi soggetti all'interno appunto dell'evento, abbiamo sempre piacere di dare visibilità alle piccole realtà che nascono e che magari non sono conosciute dai cittadini. Cioè questa generazione Spreca Pau di cui abbiamo parlato oggi, nella nostra esperienza almeno, ha molta voglia di scoprire nuovi servizi, nuove realtà, nuovi prodotti per essere sostenuta in un percorso di consumo sostenibile, e purtroppo spesso non è facile scoprirle. Quindi tante iniziative sono state menzionate, ma credo ci sia ancora tanto che può essere fatto per aiutare le persone a avvicinarle a questi prodotti. Tutta questa, diciamo, sinergia e affinità poi sfocia nelle sfide che abbiamo pubblicato all'interno della piattaforma, quindi delle sfide e dei percorsi di ingaggio personalizzati per il progetto Generazione Spreca Pau, creati dal team di Cittadinanza Attiva e tutti, per ingaggiare le persone su questi contenuti informativi, nella condivisione di buone pratiche, nella validazione di questi comportamenti. Sono nate 9 sfide su varie tematiche, quelle che sono state toccate oggi, ovviamente dall'economia circolare a un consumo responsabile, ma anche temi come la mobilità. Sono state sfruttate belle sinergie, ad esempio quella con Junker, che appunto porta la propria testimonianza tra poco, con cui collaboriamo per validare le azioni di economia circolare dei cittadini. Quindi conferimenti, ad esempio, alle stazioni ecologiche per gli oli, per i RAE, il fatto di poter usare una piattaforma di scambio come Junker realizza con la bacheca del riuso. Quindi tutte queste informazioni in sinergia, portarle insieme e aiutare le persone ad agire. In questi mesi, diciamo, insieme, sono state registrate più di 2600 attività all'interno delle sfide su tutte queste tematiche. Per noi è stata una bella opportunità di collaborazione. Tra l'altro anche Funghi Espresso è una delle realtà che con Green Apes ha collaborato e collabora per l'erogazione di premi, di incentivi e per far scoprire anche la propria iniziativa. Quindi c'è proprio una sensazione di familiarità, di costruttività, per cui non possiamo che essere contenti di questa collaborazione, di questo progetto. Benissimo, grazie mille Gregory. Di fatto abbiamo introdotto anche la presentazione successiva di Noemi De Santis e di Junker, che come veniva già citato è andata un po' più a fondo rispetto ad alcune delle esperienze progettuali che dentro Spreca Pau si sono andate a identificare. Tra l'altro una di queste riguarda proprio gli oli di cui parlava in precedenza Brandolini, quindi alcune di quelle fattispecie di rifiuti su cui c'è bisogno di creare una maggiore consapevolezza ed empowerment da parte degli stessi cittadini. Quindi lascio a lei la parola. Noemi, prego. Microfono. Eccoci qua, mi sentite? Adesso sì. Grazie, buonasera, grazie di questo invito. Anche per noi è stata un'affinità elettiva, come diceva giustamente Gregory, che ci ha ampiamente introdotti. Perché? Perché anche noi, come loro, siamo un'app, anche noi lavoriamo in ambito economia circolare e come loro siamo sulla frontiera. Cioè le nostre parole chiave, come loro, sono, e come voi, e come questa campagna, sono state empowerment e sostenibilità. Allora, vado a condividere la presentazione. Ho due slide perché volevo mostrarvi giusto due numeri. Le vedete? Vado? Sì, adesso li vediamo. Perfetto. Si vede anche che scorrono? Sì. Perfettamente. Allora, che cos'è Junker? In una parola, in una slide, noi abbiamo creato un'app che leggendo il codice a barre tramite smartphone di un prodotto lo riconosce e dice esattamente come va scomposto e differenziato.
Tra l'altro geolocalizziamo lo smartphone da cui parte questa richiesta, e questo ci permette di dare esattamente le regole di smaltimento del luogo in cui si trova il nostro utente. Perché cambiano così tanto che è necessario farlo. E questa è stata la cosiddetta quadratura del cerchio, cioè ci permette di dare l'informazione giusta nel posto giusto, nel momento giusto. Questa cosa ci ha dato una grande visibilità e ci ha dato tantissimo pubblico. Pensate che dal 2015 noi abbiamo superato ormai 1.600.000 prodotti riconosciuti e 48 milioni di ricerche in app. È una cifra enorme che praticamente testimonia quanto c'è bisogno e quanto gli italiani in realtà sono curiosi e volenterosi e hanno voglia di fare bene. Quindi la nostra mission, in una parola, è proprio questa: empowerment, cioè rendere gli utenti sempre più protagonisti, consapevoli della transizione. Noi non solo gli diamo le informazioni di smaltimento, ma ci stiamo allargando anche alle informazioni di economia circolare, perché vogliamo che imparino anche, no, a riavviare, a riuso, a condividere, eccetera. E abbiamo raggiunto da poco quasi 1.970.000 utenti, quindi quasi 2 milioni di utenti attivi in tutta Italia. Questo ci ha permesso, intanto, grazie a loro, di ampliare il nostro database. Pensate che da tutta Italia ci sono arrivati oltre 400.000 in questi anni segnalazioni di prodotti che mancavano. Quindi pensate l'attenzione al dettaglio, la voglia di sapere bene, di partecipare, no, alla grande avventura dell'economia circolare degli italiani. 400.000 prodotti, sono una cifra enorme. E poi soprattutto abbiamo fatto in modo che ce lo potessero segnalare tutti. Noi non vogliamo che le lingue delle comunità che lavorano in Italia, ma anche dei turisti che passano le vacanze in Italia, fossero una barriera. E questo ci ha permesso poi di costruire una grande community. Siamo, credo, la più grande community esistente per la raccolta differenziata e l'economia circolare. 4 milioni di contatti su Facebook, uno su 1 milione su Instagram. Quindi una grande community che abbiamo messo a disposizione di questa campagna, che si estende appunto anche allo sharing e a un pilastro importantissimo su cui l'Unione Europea sta battendo moltissimo, che è la bacheca del riuso. Tutto questo è stato messo a frutto, è stato collegato alle sfide che ha lanciato Green Apes, e noi abbiamo permesso di contare i comportamenti reali, quelli che diceva Grego, cioè i comportamenti reali, intercettarli e conteggiarli. E a valle di questa campagna abbiamo mappato 1482 punti di conferimento degli oli esausti. Questo farà felice Brandolini, perché è una notoria, appunto, difficoltà quello di portare le persone, no, al punto di conferimento più vicino, che adesso sono tutti belli mappati sulle nostre app. 41 punti sono stati segnalati dagli utenti nel corso di questi 3 mesi di attività. Non sembrano molti, ma vi dico, già la possibilità che hanno avuto di segnalarli. Poi li abbiamo informati, quindi oltre ad aver permesso anche l'attuazione di molte delle sfide di riuso e di conferimento, abbiamo anche mandato messaggi informativi, perché per agire bene bisogna essere informati bene. Spesso anche a noi una delle domande più ricorrenti che ci capitano è: cosa posso fare io da solo? Già facendo una raccolta differenziata perfetta puoi fare moltissimo, perché milioni di piccoli gesti, questi sì, fanno un grande cambiamento, lo diciamo sempre, è uno degli nostri slogan preferiti. Quindi abbiamo dato 100.000 lettori ai messaggi che venivano dalla campagna e oltre 10.000 click per informarsi e saperne di più verso cittadinanza. Anche li abbiamo stimolati, perché poi dobbiamo un po' inventarcele tutte, no, per tenerli sul pezzo attivi e reattivi. Li abbiamo stimolati durante le vacanze, abbiamo pubblicato dei quiz istantanei molto carini in cui capivi subito se avevi azzeccato e indovinato. I temi erano: sai conferire un RAE, sai come conferire un olio esausto, utilizzi bacheche o sistemi di portali per il riuso, e abbiamo appunto coinvolto 30.000 partecipanti. Quindi siamo molto fieri della reattività che hanno avuto, perché noi ci abbiamo lavorato tanto con cittadinanza e con Green Apes, ma la reattività dei nostri utenti, la voglia di fare bene e di imparare, quella sì, è spettacolare e ci stupisce sempre, e siamo sempre molto riconoscenti e anche ottimisti. Bravissimi, bene, molto molto chiaro. Abbiamo visto due contributi dalle nuove tecnologie, dal digitale come connettore di informazioni. L'ultima esperienza torna a uno degli ambiti più tradizionali dell'economia circolare,
che è quella delle cooperative sociali, che effettivamente sono state e continuano a essere un attore molto importante non solo nel informare su come fare, ma poi nel come fare effettivamente per ridare nuova vita ai materiali dismessi. Quindi da questo punto di vista l'abbiamo già vista precedentemente nel video, l'esperienza. Do la parola a Nicolas Denis di Rewear, per l'appunto uno degli altri attori chiave all'interno di questo impegno collettivo di SprecaPAO. Buonasera, vi ringrazio per l'invito anch'io, quindi faccio una piccola puntualizzazione. Se no gli altri si arrabbiano con noi, siamo cooperativa di produzione e lavoro e impresa sociale, ma non cooperativa sociale, perché okay, poi se no dicono che gli rubiamo il nome. Allora, non so se ho messo già la condivisione in corso, se la state vedendo. Ora sì, ora la vediamo. Oh, ci siamo, allora ho fatto una piccola presentazione anch'io per fare come Noemi, far vedere i numeri oltre che a dirli a voce, perché se no uno non se li ricorda. Noi siamo una cooperativa che nasce da un problema, che è un problema molto noto oramai, che è il mondo dello spreco nel mondo della tecnologia. La tecnologia, il mondo dei computer, dei telefonini, tablet, eccetera, comporta un consumo di risorse naturali immenso. È tra gli oggetti che abbiamo in casa o in ufficio quello che richiede più risorse naturali in proporzione al suo peso o al suo volume, e si vedono i numeri, insomma stiamo parlando di 2 tonnellate di risorse naturali per ogni computer, 70% di acqua, e poi il resto è ovviamente idrocarburi e materiali chimici, diciamo, terre rare e via dicendo, di vario genere. Inoltre questo comporta un immenso produzione di rifiuti elettronici, i RAE. Quindi nascendo da questa attività abbiamo reinventato un mestiere antico, che è quello dei rigattieri, e ci siamo messi a fare una cooperativa. La cooperativa nasce quindi prima di tutto come un soggetto che genera posti di lavoro per i suoi soci, quindi c'è uno scopo ben preciso, storico, ma siamo anche un'impresa sociale riconosciuta in quanto tale nel campo della prevenzione ambientale, perché il lavoro che facciamo noi è quello, è abbastanza particolare, andiamo un po', siamo altamente specializzati e noi andiamo un po' a cercare lì dove la risorsa ha un valore più importante, quindi è un valore non espresso. In particolare parliamo dei computer dismessi dalle grandi aziende, perché non molti sanno che le aziende cambiano i computer a un ritmo molto più veloce che i comuni mortali. Quindi noi intercettiamo computer da grandi aziende, gruppi bancari, multinazionali, via discorrendo, li rimettiamo a posto, li potenziamo, cambiamo i componenti, li testiamo e li rimettiamo in vendita. Questa è la versione breve della nostra storia. Ovviamente abbiamo una vocazione ambientalista molto forte, quindi facciamo anche altri progetti. Riteniamo che, come l'attività che facciamo noi, non riceve nessuna forma di supporto dal pubblico, neanche dai schemi di responsabilità estesa, per esempio, che in altri paesi contribuiscono a sostenere le attività come la nostra, perché i produttori di nuovo sono chiamati a sostenere le attività, diciamo, ambientalmente più virtuose nel loro campo. Da noi ancora non succede. Abbiamo quindi lavorato molto sulla sostenibilità economica di quello che facciamo, da cui si spiega il grafico che vi faccio vedere, nel senso che la nostra è un'azienda a tutto tondo che nell'arco dello 2020 ha rigenerato circa 5.000 computer. Abbiamo un tasso di crescita molto alto, quindi ogni anno aumentiamo, diciamo, i volumi dal 20 al 40% e aumentiamo di pari passo l'impatto benefico sull'ambiente, perché la nostra attività ha diversi risvolti positivi. Per l'azienda che dà via i computer non deve più pagare i costi di smaltimento e evita di fare, tra l'altro, un'attività sbagliata, che è mandare a smaltimento degli oggetti che sono ancora buoni. Da noi significa generare posti di lavoro, ma poi ci sono delle ricadute di tipo sociale
di cui alcune ambientali, ma non solo, per le collettività estremamente importanti, e che abbiamo schematizzato più o meno in questo modo. In primo luogo preserviamo delle risorse naturali, perché tutto quello che noi consideriamo come un banale oggetto che abbiamo in tasca tutto il giorno, in mano, o che sta sulla nostra scrivania, è fatto di minerali, di terre rare, di idrocarburi, di trasporto, di varie forme di risorse naturali che vengono estratte dalla natura e non possono essere rimesse facilmente. Quindi lì si pone il problema di tenerle in vita utile il più a lungo possibile. Un computer del settore sul quale noi interveniamo vive 3 o 4 anni in un ufficio, ne vive 3, 4, anche 5 a casa di un'altra persona quando è stato rigenerato. Raddoppiare la vita di un computer significa dimezzarne il consumo di risorse in fase di produzione, che vi ripeto è estremamente impattante. Questo stesso ragionamento si applica sul fine vita del computer. Quando il computer diventa un rifiuto elettronico, rifiuti che sono molto difficili e costosi da gestire, perché poi è facile la narrazione come dire, spettacolare mediatica che dice nella spazzatura ci sono dei tesori. Se ci stavano dei tesori nella spazzatura, non era spazzatura, c'erano i minatori che li raccoglievano. Spesso estrarre le materie prime, seconde, dai rifiuti è più costoso che estrarle dalla natura. Quindi comunque il rifiuto elettronico è una cosa dannosa e pericolosa che va allontanata il più possibile nel tempo. E anche lì dimezziamo la produzione di rifiuto elettronico per utilizzo di computer ogni volta che raddoppiamo la vita di un computer. Quindi questi sono i ragionamenti che poi ci hanno portato a portare avanti questa attività. Altro aspetto, questo non è di natura ambientale, sul quale noi lavoriamo molto, soprattutto da quando c'è questa cosa, da quando è iniziata la pandemia, è il mondo del digital divide. Nel momento in cui la nostra società negli anni 90 ha portato le persone a utilizzare gli strumenti informatici, molte persone sono rimaste escluse nel mondo della scuola in particolare, e noi ci siamo attivati appena iniziata la pandemia a raccogliere computer per le scuole, perché riteniamo che sia uno dei ambiti, diciamo, dove più sia facile e intervenire, dove più si può fare la differenza. Quindi noi abbiamo diversi progetti di responsabilità sociale in corso. Questo è quello nostro tradizionale, con il quale noi raccogliamo materiale informatico gratuitamente e il 20% che viene venduto lo utilizziamo per finanziare delle organizzazioni non profit. Ma dallo scorso anno abbiamo questo altro progetto, Elettronica Solidale, al quale hanno aderito diverse aziende. Ovviamente più le aziende sono grandi, più è lungo il processo di adesione, la trattativa, la preparazione dei contratti e via dicendo. Lo scorso anno, nel primo anno di pandemia, siamo riusciti a donare 130 computer alle scuole. Già vi posso annunciare che quest'anno ne daremo il doppio. Abbiamo accordi con grandi organizzazioni che ci permetteranno di trattare, penso, migliaia di computer, diciamo, nel quadro di questo tipo di attività. Quindi, come dire, è una triangolazione dove le risorse non solo non vengono sprecate, ma vengono anche riallocate dove ce n'è più bisogno. Questi sono alcuni riconoscimenti che abbiamo ottenuto, non è neanche molto aggiornato, e questi sono alcuni dei clienti con i quali abbiamo avuto a che fare negli ultimi anni. Attualmente ci siamo, non so per quale motivo, spostati di più sul mondo bancario, però è per darvi un'idea dell'adesione che si può avere un'attività di questo tipo da parte di organizzazioni molto strutturate. Quindi questa è più o meno la presentazione che faccio delle attività che facciamo in questo campo. Grazie mille, Nicolas. A questo punto sono esattamente le 16:59. L'obiettivo era chiudere per le 17, erano previste delle mie conclusioni alle 17. Io cerco di utilizzare 2 minuti e mezzo per tirare un attimo le fila. Allora, la prima considerazione è che
esiste già una generazione spreca power, esiste dal lato dei cittadini. Francesco Testa ci ha presentato il cluster che risponde a questi requisiti, cluster che ovviamente presenta caratteristiche dal punto di vista della consapevolezza, dell'empowerment, della proattività, della fiducia nella rilevanza della, di logiche di tipo circolare molto elevata, ma abbiamo visto che c'è un altro cluster prossimo che insieme arrivano al 60% dei cittadini rappresentati nel campione, il che evidentemente fa capire come siano cambiate molto le cose rispetto a qualche anno fa. Vi ricordo che una quindicina d'anni fa le percentuali equivalenti erano al di sotto del 10%. Quindi effettivamente questi ultimi tempi hanno visto, per tanti motivi, anche prima della pandemia, la pandemia per certi versi ha accelerato questi processi, una forte crescita della sensibilizzazione. Ma una generazione spreca KO non è fatta soltanto di cittadini consumatori, ma fatto anche di cittadini nelle imprese, nelle start-up in particolare. Abbiamo visto alcune piccole imprese che hanno deciso di posizionarsi in modo deciso all'interno di questo ambito, in cui l'interazione tra di loro, come abbiamo visto, ma anche con le associazioni, da qui poi il coinvolgimento nel progetto, e più in generale la capacità di muoversi un po' a tutto tondo per creare dei mini ecosistemi che siano favorevoli alla progettualità in questo campo, è particolarmente rilevante. Nel progetto abbiamo visto che molte idee sono nate in quest'ottica. Quindi questa è un'altra componente chiave. La generazione spreca KO è anche quella che, per usare le parole di chi è intervenuto alla fine, fa in modo che mestieri antichi vengano recuperati magari con l'ausilio del digitale, perché non si sprechi nulla da questo punto di vista, e per creare posti di lavoro, perché poi un modello green ovviamente deve essere capace non soltanto di modificare le transizioni verso un'economia più circolare, ma anche creare delle opportunità dentro la società, anche per lavorare con motivazioni molto forti in questa direzione. E poi abbiamo visto altre componenti della generazione spreca KO, persone nelle grandi imprese, a partire da Edison, a passare per ERA, a passare per l'azienda dei trasporti di Bergamo, dove ci sono persone che sono convinte che anche all'interno del loro ruolo di fornitori di pubblico servizio ci sia la capacità di essere degli attori sintonici in quest'ottica, così come entità specializzate come Consip. In altri termini, e questo è stato sottolineato un po' da tutti, per andare nella direzione che poi anche il professor Vecchietti aveva sottolineato, di essere consapevoli, ma anche di dotarsi di organizzazioni adeguate per coordinare le proprie scelte, c'è questa logica che abbiamo rappresentato nell'evento di oggi, dei diverse tipologie di attori che sono chiamati a essere essi stessi cittadini attivi all'interno della generazione spreca KO, ma al tempo stesso creare le condizioni per allargare lo spettro e per fare quello che Annalisa Mandorino ha sottolineato essere il superamento delle diseguaglianze, per evitare che questi tipi di scelte siano scelte un po' più di lusso rispetto a quelle che sono possibili in una popolazione più allargata, non dimenticandoci che qui noi stiamo tracciando una strada che, per funzionare davvero e per consentirci di ritrovare un equilibrio anche ai fini delle grandi sfide, a partire dal cambiamento climatico, devono essere esportabili anche nei paesi più poveri. E quindi devono essere capaci di ricreare quella consapevolezza che i nostri nonni avevano, che non si deve sprecare nulla. Credo che l'occasione di oggi sia stata, come ha detto Annalisa Mandorino, un'occasione per non chiudere soltanto un progetto, ma per partire con nuove progettualità. Qui mi metto per un secondo il cappello: per tanti anni, fino a pochi mesi fa, ho fatto il presidente nazionale di Cittadinanza Attiva e ho visto crescere questa progettualità, questo specifico progetto. Oggi sono contento di essere stato con voi, con quella che era mia veste più tradizionale di professore universitario della Scuola Superiore Sant'Anna. Quindi insieme andiamo avanti.
Grazie a tutti per la partecipazione e ovviamente i materiali saranno resi disponibili. Oggi, come avete visto, i tempi sono stati molto serrati, per cui non c'è stata la possibilità di introdurre un dialogo con chi ha partecipato, ma siccome è un inizio, assolutamente vogliamo tutti, a partire da Tiziana Toto, far sì che ci sia un'occasione di dialogo aperto con tutti coloro che sono risultati interessati dalle cose di cui abbiamo parlato oggi. A presto e un saluto a tutti.